Buongiorno, Buongiorno, buon anno, buon... Ma va perché bene anno? perché vale sempre dire. Va buon anno, anno. Beh, certo. beh, va Va Buongiorno. Vale, vale Se fa, Va ripetuto. come eh. Com'è la giornata? Bella. Bella. Ma... Battisti, il sole. Oggi Battisti non avrebbe avuto possibilità di intervenire con la sua sì. giornata uggiosa. Ah, vabbè. Ma la fatta di uggiosa? Sì, sì. Dupalle, sì. Eh? Eh, eh, cose, nat era Natale o era Pasqua? Natale, temperature di Natale, di Pasqua, era Natalissima. Eh, ma... eh? Pasqua è stato un giorno. Hai venduto poco, sì. che pare che sta al suo posto l'uovo. <ride> l'uovo è qui. Il tuo invece ha subito. Mi fatto un, invol un, in <ride> un involtino <ride> primavera. Un involtino primavera. Buongiorno, Buon allora vogliamo cominciare che secondo come? tradizione. Oh, e cioè? E cioè con le previsioni del tempo, eh, Mi sembra il giusto. il punto sì? del giorno. Le prime, prime pagine e poi tutte tutto il eh, Buonanotte, tutte. però poi parleremo di piccioni, parleremo. Che di sono, piccioni? Che sono dei rombi rompi colmioni. Eh, io vi ci restate quanto? No, no, si, no. Solo un paio? Non, non si no. può dire. Non si può dire? Ci possono scacciare. No, piccioni intanto è pure Pier. Ah Pierre, eh, cioè. no, il nostro tecnico, lui e no, lui ce ne vorrebbero sette, otto. Ciao Pier, buongiorno. Perché non si possono? Ma sono animali. E tra l'altro, questo sistema. Ma che danno fastidio a te e si devono eliminare. A tutte da fastidio. Va bene, ma, ma manca uccidere. E Scacciate. E non se ne vai, ci provate. L'Ufalca, no? l'Ufalca era e che lo scappava. Che lo se ne... se Quello era fuori. per gli storni. Eh, e quelli però tornavano poi. Mm. Allora, comunque. È un, è, un, è un brevetto nuovissimo, bellissimo, che costa poco Per sport. allontanare i piccioni eh, dalle proprie case. Sì, senza fargli del male. Sarebbe vero che è approvato dalla LIPU, la Lega Italiana Quella. per la protezione degli uccelli. Sei iscritto tu? Sei iscritto tu? No. Non ti è scritto? Tu sei iscritto? No, 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 no. Io sono presidente, quindi non è tu. Quindi Devo scrivere tu? Eh certo, lo cioè, vuoi proteggere tu? Tu sei per la protezione degli uccelli? Eh, e' una certo. razza in Va bene, no, vai, no, no, andiamo. No. Diamo, sì, andiamo andiamo, 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 andiamo. Ma sono i bambini ancora ah, dormono. I bambini. È un aria protetto? Forse i bambini ma sono dice che si divertirebbero. Eh sì, ma sai chiude noi, no? Eh. Allora. Vuoi fare, vuoi fare normale? Eh. Comunque ti posso anticipare che il tempo è bello. Allora, I piccioni, poi chi c'hai? No, i piccioni no, eh, No, 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 perché, come ne deve? No, Italia, Italia, non perché l'Italia deve venire per parlare di un argomento. E invece parlerà sempre mm. di quello, ma soprattutto di quello là di Milano. Quello che è arrivato, è tranquillamente, ha fatto la strage. Perché lei è sempre della convinzione... Eh sì, è stato un momento di là, è una cosa che matura nel tempo. E chi sta vicino a lui si accorge che qualcosa non va e dovrebbe intervenire. Infatti, poi avendo indovinato sul pilota sì. che essere ne a, ga a galoppa delle pressioni, a galoppante quindi quindi qualcuno potrebbe, <ride> potrebbe intervenire. Però, eh, eh. Anche perché in quel momento lei dice che si è completamente estraniato, che anche se fosse stata tutta l'umanità dietro, lui si buttava. capite? In quel nel momento non so. Nel così... caso del. Del lucificità eh, sì, eh, eh. andrà tranquillamente dai su. Va bene, in effetti in tribunale si sì, entra. Eh, ho capito: ma a Milano no? L'avvocato Berardo d'Antonio, che lei conosce, che per mm -hmm. qualche battuta, quando andò sì. venne perquisito a Milano? Eh. eh se L'altro giorno no. E eh, ma come che a, a, a giorni alterni, come ah, i tardi? Eh, scusa, <ride> eh. E quella è andata a sparare di tutto, vedi al primo piano, poi al secondo, fate quello che è. Ma il la metal il tecno che, che non funzionava, però è vero che. E qual qualche problema c'è stato perché è entrato con la Piscopi. Tanto è vero che la, la compagnia di sicurezza, quella che. che la, sì. È stata sospesa già. Subito. Sì. Beh vabbè, il minimo che potesse succedere. Va allora, allora, bene. Vogliamo andare con le previsioni? Come si, guarda, un guarda, guarda come stai meglio, quando è più prima di tutto. Bene, rispetto camicia, alla notiziaria, che lì già, questo certicolore, grigi. dai, lì, Che, che colore no, ci doveva. cosa... Mettete Un, una, un azzurrino, azzurrino eh, primaverile la signora. Come si chiama la, la signora? Ma Tu la quale signora? Qua, tua moglie Roberta. Roberta, un bel nome. Senti, dobbiamo eh, mettere in la Devo dedicare le la canzone a tua moglie, se lo ricorderà. Perché tu con da gli le dedicate mai. Può darsi oh, allora gli mettiamo Roberta. Le ti di, di Peppino, Peppino di Capri? Poi in chiusura lo facciamo. E i fitogli? E dice un'altra giacca. Apri, signora, apra questo. Questo cosa si chiama? Questa finestra. Questa ma no, armaggio. dove si mette? L'armadio, eh. <ride> e tolga tutte le cose indecche. Facciamole mettere, perché... Colori. Te metto... perché te metto metti? Noti perché... Noti perché... Per i vent'anni di nero, e Per i vent'anni di nero. Vabbè, la leggo con la camicia. Non la te lo fanno camicia. fare, mm, eh? Sì, ma una giacca, insomma, di legge. Vabbè, colorata. Porta una grisaglia grigia, <ride> tu. Ah, mamma mia. Prometto prendere... Prometto questi consigli. Certo. Eh. Mi li apprezzo. E salutiamo intanto Carlo che morde. Carlo <ride> Carlo non mordere? Eh? Il santo del giorno piccolo piccolo, però Breve, cosa... breve. Allora. allora, le previsioni. Come si, tu, infatti tu come ti, 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 ti tu che non sei la posizione degli uccelli, breve là, come ti chiamavano da piccolo? Quando poi sai cioè, a molti piccolo ragazzi, piccolo andavi no. in, anche in piscina, no? Facevi, poi si faceva la doccia insieme, Come no? Come dire pisellino. Eh, no. Pipino il breve. Il pipino. Ti, chiam... <ride> <ride> ti chiamavano Pipino il breve? No. 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 no, anche da piccolo è tutto piccolo. Eh sì, ma no, eh. tu, ma anche no, dopo, <ride> no. 14-15 anni, 50 orsatti, e qualcuno gli diceva, fare Pipino il breve, eh? non ridere. <ride> non ridere. Ma è andata meglio negli anni poi, sì. Sì, sì no, 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 Roberta no, no, <ride> non la no. chiamo, vabbè, apposta posto. Vabbè. Ma, allora, poi, a posto. le previsioni del tempo per la giornata è? Eh? Buona. Buonissima, Buonissima. Sì. Buonissima. dall'Alpi alle Piramidi. dal Manzanar? Siamo sul suolo tutto rosso, giustamente è rosso è al mattino, e qua queste montagne ancora innevate, tutte azzurre. Bello. Eh. Uh, sì. che quadretto! Previsione del tempo e poi facciamo il santo del giorno. Eh. Previsioni in Abruzzo. Giornata caratterizzata principalmente da cielo sereno su gran parte del territorio. Tra sera e notte sereno sui settori interni e sui rilievi, sereno sui settori marittimi. Temperature lieve e diminuzione. Massime comprese tra 16 e 19 gradi nelle conche aculane e marsicane, tra 17 e 20 gradi sulle pianure adriatiche. Venti assenti o deboli meridionali, mari calmi o quasi calmi. In provincia di Teramo al mattino sereno su gran parte del territorio. Dal pomeriggio fino a notte cielo in prevalenza sereno temperature lieve e diminuzione, massime comprese tra 16 e 19 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 14 e 17 gradi sulle coste, venti assenti o deboli meridionali, mari calmi o quasi calmi. Ah. Eccoci, sono una donna. Non no, sono, sono una, una donna, sono, sono una, una santa. santa. Chi, Chi è? Abbiamo una donna, una santa. Una foto vera, eh. mi pare o no? Li Sembra una foto di vedere. Eh, piano piano, no? ah, intanto vediamo come si chiama. Che te te ah, lo, lo sai che che si posso, come si chiama questo vecchio italiano quando le carte? Te te la pizzica, no? Come si chiama la santa? Eccola. Santa Gemma Galgani. Vedi di che anno, eh? Eh, mi sa che è recente. 11 aprile 1878 è nata. E c'è la foto già? Beh, sì. fine 800, sì. sì. Beh, penso, penso diciamo, la sì. foto. Un Quello che è totò, quando, quando totò fa eh, le fotografo. Si ci tolga, lo toglie il marito, dice, ma come la donna. <ride> <ride> vuole fare la foto solo la <ride> donna. <ride> Santa Gemma Galgani. Santa Gemma Galgani, titolo vergine. Eh ma tu non... non, non qua bravo. non commento, eh, eh, però sono e contrario, tu lo sai sono contrario alla virginità. Va bene. Ah, ma sei d'accordo con le eh, Certo, eh. ma... Ah, è sì. che tu non... No, perché eh. le povere donne sono dovute sopportare stufatti di arrivare al matrimonio vergine, mentre i vaschi facevano quello che si pare. Non, non è... E invece ci ha superato in qualche caso, <ride> eh, no, in ma ben venga eh, allora. in qualche caso. Allora, dai, vai, leggiamo Gemma prego. Galgani. Eh, non mette adesso lo mette: nacque a Camigliano di Lucca. Il 12 marzo 1878, non lo metto? Non lo metto, vabbè, Dai, ecco, ecco. Da, da Enrico Gargani e da Aurelia Landi, ebbe due ferventi cristiani. Mm. La buona madre sembrava che presentisse la sua vicina morte, eh, e perciò, quando poteva stare con la cara bimba, le spiegava le verità della fede, i pregi dell'anima, la bruttezza del peccato, insomma, e la vanità delle cose del mondo. Più spesso, mostrandole il crocifisso, diceva: Vedi, Gemma, questo caro Gesù è morto per noi in croce. E va non abbiamo imparato tanto noi quella lezione, beh, mo, da, da allora in poi, da duemila no. anni. No. Ma te l'ha raccontato la braselletta del pappagallo? M dopo la santa? Sì, eh, dai. Ah, sì, sì, no, no, <ride> perché, <ride> No, perché il crocifisso me l'ha fatto eh, venire. Eh, ho capito, eh. però. A quella vista la fanciullina profondamente commossa piangeva. Eh. Questo. Bellissimo. sentimento di amore verso Gesù appassionato fu la caratteristica della sua vita, vita e di avori, perché ancora non ci sono ancora elementi no, per cui vediamo. Gesù di fatti l'aveva prescelta e la voleva, e quindi stava già un po' raccomandata. era solo, la prescetta un cardinale era un, Gesù, c'era cioè sì. così un disegno sì. divino, come sì. si dice, no? a voler, di voler santificare attraverso vie straordinarie facendola partecipare ai suoi dolori, attirandola a sé mediante vincoli di amore ineffabili. Beh, non ho capito molto. Comunque. Il 17 giugno 1897, festa del Sacro Cuore di Gesù, fece la sua prima comunione con Angelico Fervore cantando, contando nove anni di età. E finora? E finora mi pare una persona sì. eh. regolare. No, perché confermiamo che noi andiamo a leggere le vite dei Santi per, per vedere scoprire quali sono le caratteristiche per cui un giorno, forse molto lontano o forse mai, noi potremmo in qualche modo aspirare, aspirare. alla santità. Sì. No, siamo probabilmente zero. Però, sì, eh, però finora, eh, su finora profilo, sì, è come noi: eh, tu non piangevi quando tua mamma ti diceva che cosa, guarda, Gesù è morto? Non c'era questo, Ma, diciamo, diciamo. No, no, non, è però, vabbè, non, non è, sono partito proprio uguale. Però, però. Non è possibile dire in poche righe tutte le meraviglie che Gesù, però, in lei soffrire per Gesù, con Gesù, amare soltanto Gesù, E' il suo altissimo ideale. E eh, vabbè, vada, vai, è detto, bene, vada, diceva, vada chi vuole sul monte Tabor. Io me ne voglio stare con Gesù sul Calvario. E sul Calvario Gemma sbocciò come mistico fiore. Vabbè. Vabbè. Vabbè ecco la poi. È la morte della madre, eh, la liberazione poi... a un piede, lo spogliamento di tutti gli averi eh. della famiglia Galgani. Che si ritrovò in, in estrema, estrema miseria. miseria. Gesù le apparve e le disse: Attenzione. Ah, ecco la vita, figlia. Alla grazia che ti ho fatto stamattina, cioè la guarigione, seguiranno ancora molte altre maggiori. Io sarò sempre con te ti farò da padre e la mamma tua sarà l'addolorata. Stamattina eh. non, non, non troviamo ancora A tranne cominciò... questa apparizione di cui eh. parla lei. Sì, eh. bravo. La lunga serie delle grazie. Gesù non si lasciò vincere in generosità. Tutti i venerdì Gemma soffriva di dolori, i dolori della passione del Signore nel 1899, due anni dopo la sua offerta col voto di perpetua verginità, quindi lo faceva lei. Fu favorita del dono dell'estimata. Ah, ecco, Eccolo qua. Bene, qua c'è un segno sì, tangibile. tangibile. Con questo resa più partecipe dei dolori di Gesù, raggiunse in breve il più alto grado della mistica, diceva con San Paolo. Dice, ah, diceva con San Paolo, cioè ripetendo quello eh, che diceva sì. San Paolo, oggi non sono più in me, sono col mio Dio, tutto è per lui ed Egli è tutto in me per me. Ragazzi, questa è una va cosa. Bene. Bellissima, vero? È, è morta poi. Il continui... demonio, però, ci stava. Sì, il demonio bisogna, la perseguitò, perseguitò sotto svariatissime forme, persino apparendo una persona in Gesù appassionato Gesù appassionato. La grazia, però, di cui era favorita, le fece sempre discernere i moti del maligno da quelli del spirito buono. Va ah, bene, allora, morì come? Alla vigilia di Pasqua. Se ne volava al suo celeste sposo. L'11 aprile 1903, vigilia di Pasqua. Allora, Allora, perché Pasqua si ondeggia? che Non so mai capire perché. Sì. c'è perché... stata la settimana scorsa. Ma perché ondeggia questa Pasqua? Non, si, sa... non eh, si è mai ma capito. Non... non si manca tu, eh? No, non lo so, ma credo cioè, che si, si sarà... sappia proprio in maniera eclatante. Se cioè, Gesù si morì sa. e quindi poi la risurrezione è di giorni, no? tutto il periodo. Perché non corrisponde anche alla Pasqua? Perché ci sono dei riti ben precisi, eh, sì, non, non lo stiamo so. facendo professione di ignoranza no, forte. No, è la verità, io non lo Vabbè, so, l'ho sempre chiesto ci e a tutti quelli che l'ho chiesto... In allora, se... possiamo tornare eh? in studio e lasciare Santa Gemma Galgani, Vabbè, auguri a tutte auguri. le gemme. Auguri, gemme, eh? fioriranno come delle gemme. Allora, che dobbiamo fare adesso? Le prime pagine dei giornali, sì, Andiamo sì, grandissima andiamo novità. To... Andiamo? Cioè, certo, sulla città il titolo principale com'è? Di che? No, la città, il centro, il tu, centro. tu ce l'hai. Ah, eccolo, eh, eh, andiamo a vedere se... Foto o della ex su Facebook? Non si può fare. Beh, no. no, no. no. Non lo sai so che si può fare, no? Lo sai, è vietato. E eh, certo. Tunisino. E tu lo ha, No, farlo, no, no Tunisino ha process, processo per stalking contro una teramana. Poi l andremo a leggere all'interno. Sì, le foto o metteva della o sua se. ex. E perché però la sua ex si faceva le foto? Se questo non lo possiamo mandare a Lo sappiamo se le sono state rubate. Non questo lo sappiamo. Questo non lo sappiamo. Eh, questo questo non lo sappiamo. Vabbè. Poi lo andremo a vedere. Oh, intanto Teramo Sogna con 4.000 cuori. 4.000 sarebbero gli spettatori di. Sì. oggi o domani, quant'è? Oggi alle oggi. 15. Contro la Lucchese, arriva la Lucchese all'interno. Il poster dei due tenori: Donna Rumma e la Pavarotti ah, tipo, che vediamo. Il problema sono tre, non sono due, anche perché ci sono rimasti due, perché Pavarotti è morto. È vero, Domingo è Carreras. E Carreras. Allora poi invece una notizia che riguarda eh, Giulianova, perché questa è l'Amicacci, gara di solidarietà degli artisti abruzzesi per l'Amicacci, un'asta con 50 opere aiuterà il basket in carrozzina, vabbè poi lo vedremo all'interno. Poi nelle cronache, eh, sempre a Giulianova, impiegata comunale, intascava i soldi dei loculi, va a giudizio, e vedremo anche questo all'interno, ovviamente è una vicenda che Francesco conosce bene all'università esami e lezioni solo in inglese Aia. in due facoltà oh, <ride> Vabbè, no per la lingua no <ride> quale dove? quale università? a Teramo e quali sono? su quale e lingua? e poi andremo a vedere su quale, quale corso? Eh, poi lo vedremo poi da settembre Roseto cambia settimana corta nelle scuole tutte? tutte e eh, la domanda è quella e andremo eh, questo, a vedere eh, questa è la prima parte ce li lasciamo noi un po' eh. di dubbi Teramo strada la stricata di Banconote dove? Trova 3.000 euro e li restituisce. Bravo. Eh? Bappito. E dai. 3.000. In realtà 3.000 si può, ma 30.000? Eh. Eh. insomma, se quella persona poi ne aveva un bisogno e doveva pagare qualcosa. E secondo che... uno 30.000 la <ride> ti ha <ho> bisogno, eh? <ride> esatto, essere... sì. no? 3.000 sì ti ha bisogno, eh. ha fatto bene. 30.000 quello di non avere il fervore di Gesù eh. <ride> succede, no? E eh, lo so, ma vedi che non diventeremo mai santi. No, mai, mai, mai. 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 A Mosciano, McDonald's Dove e amatori stavo? cercano allevatori under 40. Non, non, non puoi andare, no. Piero? Eccola qui, vabbè, bene, no? sotto la foto. Eccolo. Piero? Sei interessato a Piero fare l'allevatore? Dal... Eh, no, perché lui dice che è gente di mare, lui, quindi pesci, le cose, sì, non sì, è proprio di devo fare Allevamento di pesci, non si dice, non però. Ci <ride> sta per l'acquario, ma sa, allevamento di, di acquacoltura e. Acqua, eh, e allevamento di cozze, stagione, no, a largo di giorno, che ha detto? Quando mi davo, e sapere... Eh vabbè, non lo non sappiamo, Pier. Eh. Non credo che ci sarà scritto. Poi lo vedremo? Lo vedremo. Poi lo vedremo. Dobbiamo vedere troppe cose, però, stamattina. Eh, facciamo, Il messaggero, vabbè, dobbiamo approfondire. Giusto, eh, Ma, eh. Eh, siamo qui per questo. L'apertura è questa qui. Tra finore e Culone, ho, no, ho visto. Aspetta. No, no, non è un'altra cosa. Poi ci andiamo. Punti nascita, lo strappo resta. Dopo la seduta all'emiciclo, che ha visto andare sotto la maggioranza, i ribelli insistono. Olivieri, non si può tagliare e basta. La sanità ha enormi criticità, opposizioni scatenate. Sai no, che in consiglio regionale la maggioranza è andata sotto, appunto, sui punti nasciti? Anche Monticelli ha votato no, contro il. E qua devo dire una cosa, dilla. Cioè come sono tre. No, 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 vabbè, no, ma anche sotto, come erano serio i partiti di una volta. Cioè L'ho già detto credo questo concetto. Quando la vecchia DC è il vecchio. Tu dibattevi. Questo è ci si fa. Di, anche voi, chiunque fa la riunione, dibatte, sì. eh, strilla, sa capire, no, <ride> no, però capire no, gli almire la SIL, succede, cioè, <ride> queste cose. Alla <ride> fine è quella. E tu è la linea deve essere. Quella deve essere. Eh vabbè, perché ma caro, se senti che è no, eh, che, non dice, eh, il mondo non posso fare tutte le polemicone, se lo vuoi fare, non dice, e sera se Giulianova? Avessi fatto tutta questa eh commedia? Dai, eh beh questo... io c'è il eh, campanile. Eh, Sera, no, perché <ride> se, no, io ne posso parlare, perché quando è chiusa Giulianova eh, nessuno fece la rivoluzione, solo questo imbecille qua. Questa questa è è una questa è storia eh beh, allora <ride> sì, e anche in geografia. <ride> bene. bene. Allora, allora va bene poi 4 no all'emiciclo e gli assessori no, perché poi lo sai, tutto, almeno l'ha detto il ministro Lorenzini che è venuto, che tutto è legato al fatto che si vuole togliere questo commissario il ministro chi? Lorenzini ah, l'ha capito Renzini, <ride> un Renzi piccolo quello di Misson, quelle, quelle, <ride> quelle. Allora, lui ha detto, che se, lei ha detto che se non si risolvono queste questioni non toglie mai il commissariamento alla regione Abruzzo, noi ce l'abbiamo e questi lo vogliono togliere, cioè dal fondo gli sono poveri passare come quello poi c'è anche la polemica, perché c'è la Mattucci là, che dice che tutto questo è stato fatto per favorire il punto nascito di Teramo. Li ha tutto tutti. Sì, sì, e poi sì, non venirebbe sì. mai la storia. Chissà, c'è solo, però, Giulia giuliano. Nessuno, nessuno, nessuno. Ma quattro non ho l'emiciclo gli assessori sfumati. Leggo solo questo pezzettino: Emiciclo in stile X-Factor. Niente, quattro sì e passaggio del turno. Ma quattro nodi consiglieri del centro-sinistra e maggioranza affondata sui punti. cosa eh, questo lo sapevamo. D'Alfonso si infuria: i quattro replicano di aver ascoltato la voce dei territori. Motivazione nobilissima. E poi, vabbè, chi l'avete? Motivazione nobilissima. Loro? No, credo lo, dici, lo dica. Civale Valende, non c'è la legge? C'è no, la legge, <ride> che lo conosco. Vale, vale un laico nato. Dai. Pescara Frosinone. Ecco. a Frosinone: è vietato sbagliare con o senza culone. Bene. Dopo il K.O. con il Brescia i biancazzurri devono rientrare in zona playoff. Ha guadagnato la prima pagina oggi. Come mai? Sì, so Basta quasi sempre, però. Eh, la e beh, il Teramo, cioè. Eh, c'è, 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 bravo. bravo. Eh, vedi, eh. bravo. Lanciano. Lanciano tutti perché anche perché Lanciano. giocano oggi. I trent'anni batte... cercano gli ultimi punti di salvezza. Teramo, battere la Lucchese per avvicinarsi al grande sogno. E eh, va bene. Poi, no, finiamo e poi andiamo al, sop al soppalco. Nuove rotte. Arriva so, so, so. Balcan Express, Pescara vola al sole di Mykonos e Corfù, mm. Hai capito? Senti, tu ci Rete sinergica per salvare le biblioteche provinciali. Ieri c'è stato un incontro importante al mattino e poi anche al pomeriggio per parlare delle biblioteche. Eh, è, è venuto rica. anche D'Alfonso. È arrivato a una certa ora. Ieri poi no, noi ce ne siamo occupati in app. In app. E Quando è arrivato D'Alfonso ha detto che farà tra tre settimane, non da so raccontare, se lo qui il, il già. Che farà? Uh, ecco sì, il fondo entro tre settimane. Ha detto che tra tre settimane farà un'aggiunta a Teramo, riunirà la giunta regionale a Teramo e in quell'occasione delibererà, insomma, darà fondi per 450 mila euro alle biblioteche. Non lo ho bisogno pensi se la biblioteca fare, provinciale di Termo. Puoi fare un'aggiunta Giuliano a fare il liste, per far fermare Vai. un treno perché i Freccia Bianca. <ride> la, eh, no, la giunta no, però venne lui. Ma, venne lui, parte, eh, Il convegno eh, poi lo, lo eh, moderavi tu. Eh, lo moderai tu. mezz'ora, no, non lo disse il sindaco. di Allora dice, che fece D'Alfonso? Chiamò L'inviato delle ferrovie sbagliando quasi e disse: che ce l'abbiamo qui, eh, può fermare che è un messaggio il Prendo cittadino. Soccorso. Buongiorno Francesco, volevo dirti, stamattina sono stato al pronto soccorso di Giulianova. Va bene. Voglio ringraziare per la serietà tutto il personale del pronto soccorso. Buongiorno a Marco e Giulianova. Bene, e speriamo che altro. non sia andato per cose gravi, che eh. quindi è questo importante. Comunque, evidentemente ha trovato soddisfazione. Perché in genere le polemiche sulla sanità che si, si rincorrono. Perché i pronto soccorsi eh. che si fanno attese lunghissime. Qualcosa abbiamo. Io poi dovrei fare Vabbè, una cosa la Marco. dico domani. Anzi, facciamo, ma devo che fare via. una cosa la di Piero ricordami che dobbiamo fare un servizio all'ospedale mercoledì. Va bene. E ti farà molto sorridere. L hai dichiarato. E eh, l'ho dichiarato, eh. Bravo. Allora, che devo dire? Che eh, mi sta un po' bloccato. No, tu ti sei bloccato eh, con il giro. No, tu ti leggere. E eh, va Vabbè, eh, tu, tu ti eri zittito. Una volta che, tani, a una volta che mi ero ah, zittito. Ah, i, i treni. E i treni. Abbiamo allora, il, il capostazione. No, capostazione. L'inviato che era delle ferrovie. Guardi come hai girato tu il capostazione. Sì. Quell'uomo in borghese col cappello in discesa. Quello, più, 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 Destinazione più valore. Bellissimo, il vostro povero. che era così, era una pietra di vento. <ride> allora, Dai. Eh, chiamò, indicò eh, l'inviato delle ferrovie, ma sbaglio, l'inviato delle ferrovie non era venuto quello di Trenitalia, eh. quello che si occupa di binari. Ma gli dice, no, e quello gli dice, ma io non mi occupo di bellissimo. Io volevo sprofondare, io che stavo là. Ma io non mi occupo di questo, mi occupo di binari e di stazioni come cosa E d'Alfonso? Se lo però conosce, insomma, può, può dire. Quello, no. no. No, là non disse niente. Eh, perché io conosco un po' di nomi. Era allora palle, c'è tu, che è franco, eh? non è, no, <ride> Quindi non c'è stata no, una Ma La notizia di settimana è stata questa, perché ti aggiorno, che a San mm. Benedetto c'era cioè, un sacco di, di rivoluzioni, tra virgolette, perché i freccioli bianchi le fermano quattro, mentre a le fermano sei. Quindi loro sono gelosi del fatto che a Pesaro e vuole fermare tutti e noi che stiamo zero, però. E mi, allora, quindi lì voglio andare 6 a 6. Eh, allora il mio amico Archimede mi ha detto che la Trenitalia in realtà invece con la provincia di Terra, con l'Abruzzo, la, è stato più equanime: mm. perché mentre la 4 a Pesaro 6, quale le stazioni oltre a pescare? Giura 9 e 0 zero a tutte e ah due, beh. e quindi ha risolto il problema. Quindi non li ha qual... pescare quando ne fermo? Tutti. Tutti quelli che devono fermarsi ah. sì. Eh. E zero beh. vasto e 0 e ogni volta che passa è che li e porre come <ride> dobbiamo fare passa il mi pare che mi pare che mi pare che mi pare <ride> sì. che mi eh, sì. <ride> sì, 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 eh, <ride> allora, che c'è Qui che ti ho detto nelle biblioteche: Bello, te che te cosa vedo. hai che nel caffè? No, no che cosa c'è? che Quale mi di, è? Di, di Paoli. È che che ah, mi pare che mi pare te... che mi pare che mi pare che mi mi che mi che Giorno e notte, se numari se non il capolavoro di Pirrotta Oddio. in scena al Marrucino Oddio. di Chieti, già qua lo diciamo, Oddio. e all'Aquila al cinema massimo. Finalmente apre il cantiere. Lavori fino a luglio. Leggi cosa devi leggere. Oddio. Ora, Ora faccio, faccio a Milano e non e non con Milano. La vinciamo con la bella. Avete fatto tutti quali servizi sul terra? Una bello. donna dà in escandescenze per la revoca del patrocinio gratuito. I dipendenti la calmano e la portano dal presidente agli avvocati. E se là. Ma fa, gli ha detto, ma faccio come, come Milano, eh, eh, così eh, eh, ho capito. Io ho detto in ma dialetto, l'avrà la, eh, sì, detto no. in dialetto di Avezzano Marsicana. Ah allora, adesso andiamo alla città, 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 prima pagina 72453 Prima città. di tutto 00 Nero: dove Neiro. sta Oneri? Siamo in onda, la città, eccola qua. Francesco, confiscate le case degli zingari eh. con i soldi dello spaccio delle truffe, e là un messaggio. Buongiorno. Ah, vedi? Ha ironizzato bianco rosso bianco rosso no, da eh, battutine simpatica sì, sono, sono abituato. Poi Francesco ne ha parlato anche con Giorgini eh, eh, del, eh, del eh, possibile, non lo diciamo. No, sì, eh. Però lui ha detto che quando ci sta una società seria, una società forte è quello che succede. Quello che succede. No, ma io volevo dire a lui che io sono abituato a vedere questa freccia, <ride> ormai so, oh. <ride> eh no, e bianco. È bianco rosso, è bianco, poi il tetto è rosso le allora, potete passare allora. Quindi con i soldi dello spaccio e delle truffe agli anziani, il clan Spinelli comprava villette a Civitella del Tronto. Poi Teramo Calcio caccia al record per continuare la fuga verso la B oggi contro la Lucchese di Galderi. Galderi si è allenata a Giuliano Novi. Sì, sì. Non andò bene. Poi guardate la foto: 700 milioni di danni. Il bilancio di tre giorni di pioggia e neve in, in Abruzzo. In Abruzzo. L'esempio trova 3.000 euro a terra e li consegna ai vigili urbani. Ah credo. brava! E probabilmente questa, questa signora questa signora qui. Faceva la cresta sulle tombe. Mamma mia. A processo a Giulianova. <ride> e, è un po' quello? Sì. In estrema sintesi. Vabbè, poi, poi indagheremo. Sì, ma poi come, come si scoprì questa cosa? Si scoprì perché un giorno uno andò, eh. la tomba la mia, barra 7A4, l'occupata, l'ha la, la, contorno Sì. Trovò. Un inguilino, è un, inguilino. È un, inguilino è un inguilino deceduto deceduto, deceduto. Era un camposanto, e non si sa come mai. E da lì cominciò: e sicurezza, allarmisti. Vedo, vedo il, il bibliotecario là, aspetta che ci andiamo: sicurezza, sicurezza. Dalla faccia. allarmisti e fatalisti in tribunale. Teramo, dopo il triplice omicidio di Milano. Il dibattito resta acceso. C'è preoccupazione. La tavola rotonda, quello che ti dicevo, i Teramani si schierano a difesa della biblioteca Delfico. Per Rinaldo Alfonso ha detto di questo impegno di 450 mila euro e ha detto anche che vuole tenere eh, eh, Ponziani Ponziani è andato in prepensionamento per i problemi delle province no? eh. quindi avrebbe lavorato fino al 2018 invece eh, vabbè eh, ma da Fabià. invece d'Alfonso e di Sabatino all'Uniso hanno detto che lo vogliono di nuovo da? in sella credo di sì proprio se no dice ciao Beh. Ha accusato di, di storti. Lui se ne andava anche per il fatto che la vedeva morire, insomma, questa biblioteca. No, no, lui non se ne andava, nel senso che l'hanno Sì, però, insomma, invitato, eh, lui però. Ha, fatto, ha lanciato il grido d'allarme, no? Beh, sì, sì questo sì. sì. Il, accusato il, di storia. Il, il toy boy. Che vuol dire? Voglio è il dire? ragazzo giocattolo, credo, alla lettera. Svergogna la ex con i video se su Facebook. Di solito si, si dice, quando una donna, sai le donne, le attrici, eh, spesso eh. hanno un toy boy. Cioè, magari hanno 50 anni queste attrici. Ah. possono essere. un altro, un fidanzato. Da no, una cosa italiana ci sta. Il gigolò francese. No, 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 no. Vabbè, chi il, fa gigolo, lo, il gigolo chi, è, e, sarebbe è, a pagamento. E invece No, il tuo poi è il proprio fidanzato. Come la pezzo pane. Beh, vabbè, eh, non eh, è proprio. No. giovanissimo, voglio dire. Chi yeah, è? Toy boy. Il, il fidanzato della non senatrice. È, è, è più giovane della senatrice, ma non è giovane il Toy Boy. Caro direttore più Francesco, più dove li comprate questa maglia? Perché me l'hanno regalata? Non è che è brutto? È Su... Ma non spoil, no. Eh, no. <ride> Questo l'altra <un> volta volte sono andato... Ma chi è? è Carlo. Quello sì. è Carlo che... È. Ma perché ogni due minuti il segnale della vostra voce scompare per dieci secondi e poi ritorna? Aggiustate quel segnale. Che tecnici avete? Sandro a Giulianova. Sandro, è la prima volta che sento una cosa del genere, però ci informeremo ma Stà non siamo il noi tecnico. magari controllare l'antenna sua sarà bene il tecnico <ride> c'è già un errore lì. Me fa lo spiritoso, eh? Ma questo no? Non probabilmente c'è un, un, un problema di ricezione in quella zona. Probabilmente vedi, ti seguono, vedi? vedi? Ti seguono. Giuliano, eh, seguo. no ti eh, seguo. C'è eh, eh. la stessa Quando lo porta la allora seguo. abbiamo fatto anche la prima <ride> Beh, pagina. Abbiamo allora letto allora la prima pagina adesso. Fermiamo un po'. Per la pubblicità, è andata via. appena mezz'oretta. una mezz'oretta. Siamo nei termini, o no? Perfetto, pubblicità. Ripartiamo con la città, sì. che abbiamo appena letto la prima pagina della città, però c'è un altro messaggio. Vai Francesco. Buongiorno, una domanda al signor Marcozzi, vedi? Ne sa qualcosa dei bagni, ma soprattutto dei microfoni in sala Bozzi? Ci risiamo con l'audio qua. Mercoledì 15 eh, c'è un avvenimento importante? Grazie. Due domande. Le sai tutte e due? Le risposte? Non mi ricordo che ci stai mercoledì 15. Eh, però i microfoni? Sì, vanno male e il bagno è è tappato se sì, voi andate oggi sul sito di radiogiova.net troverete ah. che i bagni c'è scritto rotto e uno che ha fatto la pipì davanti c'è tutto, tutto l'alone sta ancora davanti alla sala bozzi davanti cioè, cioè all'esterno cioè, all all'esterno eh. Ne avevo bene. visto un'altra di foto su Facebook, poi ha chiuso qualche ragione di più. Tutte giornale, via, la prostate al, al messaggero c'era, no? Sì, su via. Eh. via eh, sullo sto sito dove andate. E poi pare sì, che so, questo signore che gli ha fatto la foto che era via il proprietario della. Eh, gli ha detto, ma insomma, ma. Eh, mi scappava scappava. Hai capito? Della <ride> prostrate. <ride> Vabbè, però. Tu non no. Ancora, no. Breve, Ancora eh. no. tu fai la diagnosi? Ah no. Dopo 50 anni devo fare. Sì, guardate, no? 24. e ti ha fatto va bene le farò le, le devi devo fare. cambiare la giacca fare eh, Però eh, eh, beh, quella è l'analisi la, la fanno sono tutti dopo 50 giusto. anni devi bene, controllare. Francesco, Lo controllare si chiama PSA proprio non in inglese ma questo mi ricorda la sì, cosa sì. Allora, allora su Abruzzo 700 milioni mi fa tornare in mente Totò Peppino eh, 700 mila lire chi, no, chi l'ha visto 700 mai? milioni per tre giorni di maltempo, la regione <ride> bello, chiede il rimborso eh. di 30 milioni per le urgenze. E qui mi verrebbe a dire che c'è un certo dislivello, perché se sono 700 milioni per tre giorni di maltempo, la regione chiede il rimborso intanto di 30 milioni per le urgenze, ma i danni strutturali sono almeno 20 volte superiori. E qui c'è tutta la lista. Quindi 3 x 2 6 è 6, e tala ridà. Sì, sì, eh. sì, sì. I dati. Oltre 150.000 persone rimaste senza acqua e altrettante senza corrente elettrica, 345 gli sfollati. Vabbè. Poi Codacons, opere incompiute, i 200 milioni di Del Rio non bastano, va bene. La confisca, Francesco. Il clan Spinelli comprava case a Civitella. La finanza mette i sigilli a tre palazzine acquistate con i soldi dei furti, dello spaccio e delle truffe agli sì, azzi. Ma quello era in sito. Mm. il caso al Prima? Quelli Spinelli. Eh erano accusati di spaccio. Sì. I eh capito no? Ah, gli spinelli, giusto, eh, scusa. Ah, dove, no, che, che non succede? ero collegato. <ride> no, 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 no. Ah, gli no. spinelli, vabbè. bene. Eh, cioè, il nome è. Eh. sono buono. diciamo, tanto voi come volete fare questo. È. E <ride> si sì, no? Allora. Nuove regole per l'accesso agli atti a Cermignano. Perché ride lui? Boh, il per prefetto cercare. invita maggioranza e opposizione a mettersi d'accordo sulla trasparenza. Il primo cittadino, eh? Ride. Santino di Valerio? Bravo. Vabbè. Giustizia e sicurezza, eccolo qua. Tribunale diviso tra allarmisti e fatalisti. Il triplice omicidio di Milano accende il dibattito sulle misure per difendere magistrati, avvocati e personale. E vabbè, eh, ci sono le prese di posizione. Poi il crack milionario Carmine Tancredi resta nel processo con le teste di legno. Il tribunale ha rigettato la richiesta di stralcio dopo le modifiche alle accuse. Di legno? Teste mm. di legno? Oppure? Teste di legno, qui dice. Lo storico Ecco il Toy Boy. Che ti interessa? Svergogna. La ex con i video. Se. Vai. Momenti di intimità condivisi su Facebook. Tunisino di 37 anni a processo dopo la denuncia di una 47enne. Vabbè. Non Beh. è proprio un caso di Toy Boy. Voglio dire, 10 anni di differenza, non sono tantissimi. No? Invece, quando è che comincia a essere di. Beh, io penso 50. O, o 40 20, e 20, 20. Eh, già, già ci sta, va bene. Ma in ogni caso. Poi a giudizio per la magistratura si è tra trattato. Questa tradizione va eh sempre <ride> eh, come dire. per la, eh, la tradizione sì. vai eh, beh, beh, beh. Per la poi riporta alla sala Bozzi per, per certi aspetti. È vero, non da tempo. Il giorno che ci stavo dal fondo il bagno ha funzionato. Non... Quello l'ha fatta fuori perché non funziona il bagno all'interno? No. no, quella era chiusa e uno l'ha stampata lì. Ma penso di sì, invece. Ah, sì? Quello va Quindi al bagno. il giorno, quello va al bagno. È tutto, no, la gente sta dentro a seguire il convegno. Che di è. giorno, eh. mettiamo. È eh. nella eh. penombra forse, che l'ha fatta. Poi eh, di giorno si, si vede l'alone, no? E si la bella foto, azzurra, come ho detto, è tutto bel bisticciatore, insomma. <ride> perché magari l'ha fatto poco. Ma perché, proprio lì è proprio, davanti alla sala Bozzi. Davanti alla sala Bozzi, sul la scala. muro della. Ma magari non è sceso, è eh. la parete, insomma. Dove sta il portone? Eh beh, a fianco al portone. Ma no, sopra la scala. Eh. Complimenti. Sì, per cioè, il coraggio. Eh, no, no. <ride> ah no, quelli stavano dentro, dice <ride> cioè, che i esce, sta a sedere un convegno. Eh. Se guardate attorno non c'è nessuno, eh, beh, eh, questo è. <ride> Vabbè. Però, Perché si va a settare un bagno, non lo so. È dura, come dare un bagnetto, un, Dai, eh. un bagnetto piccolo. E non è... Beh, che ci vuole un idraulico. Allora, eh, è vero, è a giudizio, giudizio dice qui la città, per la magistratura si è trattato di veri e propri atti persecutori nei confronti della donna. Poi, politica. Oggi e domani, leghisti in piazza con i banchetti di noi con Salvini. Poi andiamo... Eccolo qua. Trova 3.000 euro e li consegna ai vigili. Guarda che bel sorriso. Grande esempio civico da parte di Annalisa Benini, commerciante di Isola. Isola il Gran Sasso. Brava. I soldi erano di un amministratore di condominio. Vedi? Benefattrice, la signora... Ha un negozio di telefonia a Isola ed è moglie del comandante della stazione dei Carabinieri di Terra, Mario Vinci. Beh, eh, eh, allora è, eh, 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 beh, La moglie di un Carabinieri eh, è carabinieri, Ma eh, ci mancherebbe. Eh, eh. Beh, è il minimo. Allora, Mario Vinci è stato. Poi, con l'atterrato alto. E che facciamo che chiede? Porti immediatamente a dirlo. No, no. <ride> sì, sì, Guarda, quando si è accorta delle banconote a terra, ah, si ecco. è fatta dare una mano da un passante. Tra l'altro, per raccogliere, ma dobbiamo leggere perché per di quando era tutto leggero. E è... che ne so? Era diretta all'ufficio postale per pagare un maxi bollettino da 1.600 euro Eh, uh. mi uh. <ride> quando si è imbattuta in una serie di banconote sparse per terra nei pressi di Porta Melatina a Teramo. Eh. 3.000 euro in tutto, una somma considerevole persa in strada da un amministratore di condominio Un po' distratto, un bel po' distratto. In tempi di crisi eh. molti probabilmente avrebbero nascosto in tasca le banconote senza pensarci due volte. Lei invece senza indugio ha raccolto tutto e ha portato l'intera somma di denaro, 3.050 euro, al vicino comando di polizia municipale che è proprio lì, di Piazza San Francesco. Permettendo così al legittimo problema, eh, vabbè, però chiamate Mario. L'eroina Teramana, vero esempio civico e soprattutto in, quest in questi giorni di crisi economica, Annalisa Benini, commerciante di telefonino, un negozio a Isola del Gran Sasso. E la moglie del luogotenente Mario Vinci, e comandante della stazione chiamate, di Teramo, come Tu dici? Sì, Mario. I soldi, ecco quant'è: 31 banconote, del taglio di 50 euro. mi ce l'ho detto, erano era tante. Eh, eh, eh. E quello gli Ha chiesto aiuto ben... ad un passante, tale per... Domenico Ferri, affinché l'aiutasse a recuperare tutto il denaro. Bravo, Ferri. Bravo pure, Ferri. Bravo eh, eh, Che faceva? Eh, metà, metà. Eh, metà, eh, no. Non l'ha fatta. Brava, sia la signora Benini che il signor Ferri. Che Ferri poteva essere un poteva tentatore è <ride> lui stesso tentatore, oddio oh Va bene. Colli atterrato alto il comitato chiede una rotatoria, l'assessore ha la soluzione. Duce, è. Duce, Duce. La città è rotonde rotonda. Ha detto una rotonda sul mare qua. E vabbè, anche una rotonda a con l'atterrato. Perché c'è la il sul mare? Mi piace Mi Fred Bombisco, che ha compiuto ulteriormente 80 anni, è vero? 80 anni. Non Bobby Bobbisolo 70 a Pescara festeggiata, no? Bobbisolo a Pescara. Si ha fatto un show a pescare, ah, eh. okay. Sen, sì. ti ricordi che doveva mettere Roberta per tua moglie? Alla fine, Va che bene. bella storia! Un saluto no, tipico qua. degli anni la 60, la troviamo nella prossima pubblicità. Sì. Roberta sarà contenta. Il palazzo Incis perde pezzi di balcone, vigili del fuoco. L'intonaco precipita su un'auto in divieto di sosta, bella non è? Poi, verde pubblico, gli amici del parco rimettono a nuovo il lungo fiume, ma vandali e accattoni continuano a creare disagi ai fruttori dei giardinetti. Il lungo fiume? Però il lungo fiume, qualche lampione di troppo non funziona, anzi. Diciamo che ne funzionano pochissimi. Andrebbero aggiustati. Poi andiamo avanti. Prostituta rapinata dopo il rapporto. E non va bene. E no. Cosa? La rapina. Sì. Eh. Vabbè, è ovvio che non va bene la rapina. L'aggressione lungo la bonifica del tronto, 52enne, finisce a processo. L'uomo sarebbe poi fuggito con un complice, lasciando la la ferita e sanguinante. In strada non va bene per niente. Pure il rapporto sociale, sportello antidiscriminazione anche a Campi e Martinsicuro. Che altro vuoi sapere? Quando Sandro Pertini divenne cittadino di Nereto. Bene. Il borgo si prepara a festeggiare il quarantennale della visita del presidente. Grande presidente, però eh. Udì il capitano Calore spiega ai cittadini come prevenire furti e rapine. Al comitato di quartiere dell'Annunziata. Come prevenire? Come prevenire, certo, giustamente. Poi faceva la cresta sui loculi del cimitero. Vediamo un po' Pier. Adel? No. Ma vabbè. vabbè. Una dipendente vabbè. comunale di finisce a processo. processo. Si sarebbe... Messa in tasca 60.000 euro destinati alle casse dell'amministrazione comunale giuliese. Siamo in fase di processo, Francesco. Si è rinviata a giudizio. Rinviate, è stata rinviata a giudizio. Poi il debito Franchi non può causare il dissesto comunale. L'amministrazione resiste. Di fronte al Tare si affida a due ammin amministrativisti e credo uno sarà il professor Cerulli Relli giusto? che vediamo nella foto poi gli interventi dopo gli scrutini partono i lavori nel sistema alla scuola vini. questo è un è eh, questo della come dire dell'esproprio Franco 1978 eh, beh, è del lievitato ovviamente sì, è molto lievitato, lievitato. spiaggia al sicuro ma da settembre e eh ma come il mio luglio agosto può essere. Presentato il piano dei lavori con la congelazione di Silvi in attesa, in attesa, in attesa degli, degli ospiti VIP. VIP. perché la settembre arrivo, no? Beh. L'avvertenza, Mercatone Vedo uno, Comignani, oggi vedo, Vedani, quella coccia là. Quello lì in mezzo eh. Eh, deve essere lui, sì, sì. Il tavolo regionale con Francesco. È grave, non è eh, che è offensivo. La... No. no, beh, è no, eh, eh. tanto. Dino Pepe illustra il, il nuovo piano di, di polizia rurale iniziano dopo domani alla villa comunale di Roseto gli incontri del comune con i cittadini, poi Rurali. cultura. I teramani delfico, eccolo qua la foto. Molto partecipata, tra l'altro, la riunione eh, di ieri alla quale in chiusura ha partecipato il anche. Io sento, conosco Duciano le cose che i Teramani è una cosa propria, la sentono molto sì. la Delfico che stiamo sempre al liceo. Sì. La strada che sale a mezzanotte. Te. Oddio. Eh, beh, dai mettilo chiaro dai. continua a franare non conviene metterci rimedio prima che rimaniamo bloccati di nuovo certo che conviene ma, ma sicuramente con queste belle giornate, di queste belle giornate bisogna approfittare ha ridato di più ci dice 31 per 50 fa 1550 bellissimo bello, bello. dice Mi che piace. stanno di matematica ma fa matti proprio invidia per loro ha ridato di più allora, 31 di per 50 fa 1550 quelli erano 3000 Dici che ci ha messo pure quelle del bollettino postale. No, credo, credo. Ritosso, ah, Beh, lo dice il telespettatore. E per il Per carico Roberta è previsto, è scaletta. Eccolo là. Ah, ah grande Pierre. Grande Pierre. Allora, allora. Andiamo avanti. La linea Maginò dei direttori delle quattro biblioteche, Finiani di Pescara, dice, la del Rio tra le peggiori leggi dell'intera storia repubblicana. Eh? Saranno sono state euforiche. Quando l'ha detta cosa? A Ad Alfonso. Beh, è euforico. Questo è al mattino però alla conferenza stampa e quindi la RAI sarà messa al mattino o al pomeriggio? quella no, frase no, D'Alfonso è arrivato il pomeriggio, la sera verso quindi la non una sentito questa frase non lo so, c'era ancora il presidente no, sicuramente gli avranno raccontato guarda, guarda la Delfico, Palazzo sì. Delfico, bello allora, noi la ricordiamo quando eravamo ragazzi sotto al liceo questo è, il, è proprio il um, direttore della biblioteca di Pescara noi ricordiamo la Delfico sotto al classico, sì. dove è stata per tantissimi anni. Beh ma la Adesso da qualche anno. Fammi vedere è a Dorotea, fammi del... vedere Dorotea con gli anelli, con gli orecchini pendenti, <ride> no, che dai. ci sono appena 78 cose. Lei dove abita? Dove abita Dorotea? Ah? A Teramo. Te no, ma non stava in... No, è nata a nerito. Ogni tanto vai, ci appende i prosciutti È molto comodo, gli giacca, ci li porta quando è in Teramo eh? Salutiamo Dorotea, salutiamo eh, sostituiti. Dorotea, poi tu, tu e Dorotea sempre sei, sei stato così. Cioè Qualcuno qua, qua dentro? Uh, no, no, allora nuove attività. Oddio i tecnici, eh? bella lotta con i tecnici. Vabbè, ma dice dall'inizio come giornalista, cioè, pure tu, gi giornalisti, sì, <ride> cane se il green park. Riapre per sfidare la crisi, nuove attività in città. Teramo, Agostinelli, Conti e di Teodoro. I tre notissimi teramani. sono l'anima del ristorante di San Nicolò. Volevo sapere una cosa e ti, ti ricordi. Che riapre domani alle 17:00. Ti ricordi 30? quello sì. là, il parroco di Silvi che. Stava quello greco. che doveva fare, che, no. che, eh, che doveva fare una specie di campeggio, glielo bloccarono. Pineto, si. E Pineto, eh. che non da fare? lo puro, ma. eh, no, puro. non lo so. E non ti ricordi so. il parroco che portavo io, Donezio, quello che era stato il il, il, il um, cappellano della Fiorentina qualche volta, Donizio Mascelle di Alba, gli sì, sì. andrà là sì. bestemmiando dove rimane parola, quella ah, la chiesa è... eh. uh. sì, tu devi leggere i giornali tutti i giorni, non solo quando è no, il notiziario tu, <ride> li leggo, perché, ma a per... <ride> sai perché so tutto? <ride> ma dimentico, perché tu magari hai scritto tutto, No, ricordo. no, questo non l'ho scritto ah. io, ma leggo, devi, devi sapere sulla leggo. provincia devi sapere tutto. Leggo pure io, ma ogni tanto dimentico, soprattutto sabato mattina col sonno. Ecco, ecco. Eh, poi un altro locale che riapre dal sì. Cinema Pollo ai Tigli. I fratelli Voconi rilanciano il caffè DM. Gabriele e Tiberio hanno rilevato il caffè Come no? il caffè Silveri, oggi l'inaugurazione in memoria di ah, papà Rodolfo, mi e, Rodolfo tu, e i Tigli Caffè Silveri e l'ex identità, eh, eh, quindi quello riapre eh. con i Voconi, Tutto. ma tu dovresti ricordare anche il papà botta, di però. scusa di Gabriele eh. e Tiberio Voconi, eh. che era Rodolfo Voconi che aveva il bar al cinema Pollo. Esatto, quindi ci sei entrato più di una sì, volta, sì. credo. Ecco. Riaprono, riaprono Sport terramo. Teramo. Calcio al record che resiste a 40 anni. Ligido, se no mi mandano i messaggi. No, bello, I biancorossi cercano il 24esimo risultato utile contro la Lucchese per continuare la fuga. Ecco, soprattutto per quello al parte. di là dei record, sì. ma per continuare, ma quella vale. la eh. Uomo in più, attesa alle stelle, già venduti quasi 3.000 biglietti, cioè i tifosi. Buongiorno. La curva verso il tutto esaurito. Altro buongiorno. Volevo vai. segnalare che sul nuovo tratto dell'8-0, oui. eh, che poi si esce a terra dal muro, esce da molto tempo. È Acqua vero. che si perde. L'ho visto l'altro Le... giorno. Eh. Allora, eh, qualche mese fa ne usciva sempre, tutti i giorni. Mo' ha trovato No, è sembrato calmato. che qualcuno se ne fosse interessato e che quindi... Dot, prof, cavuf, Forlini, Forlini, ad è, uscire. E l'acqua del Ruzzo, eh? Eh, in effetti... È bolla, è tutta tanta, bella fresca che fresca... l'altra la, la, una là si ferma. Può essere, ci fa sì, una fontanella. Però non fa il, a fontana, ma scorre lungo il muro di sostegno. Ah, il non va... Non, a, eh, non, eh, va non a cosa, si può a bere a Schizzo. No, bravo. Esatto. Che Una volta era Schizzo, no? Fa la come no, l'acqua di... Eh? Ma è normale quell'età, è così? Tu dice sì, c'è una certa sì. età quella. Buongiorno, no, tu, mm. mercoledì alla sala bozzi c'è cioè, Stati Generali delle donne in Abruzzo, presenti Quindi. diverse autorità, con sindaco in testa. Sono oltre due mesi che sono chiusi i bagni, ecco, in effetti, E le donne, eh, c'erano due bagni, donne, tra, tra l'altro. No, perché no, ecco, non ricordavo il, il convegno. Ed è tappato sia quello degli uomini che delle donne. Oppure in, Il bagno, vabbè. Ma Steph, che può essere unico? Se non c'è spazio può essere unico, certo. Posso chiedere? Ah, non subito, no, vabbè, ma ecco. per andare in pubblicità. Ma no, che vuoi sapere? C'è eh, eh, ragione, eh, ragione. Allora, abbiamo detto del Teramo no, che oggi si gioca si... alle 15 no, per con se oggi c'è la nostra veri... trasmissione con Luigi Arellio Pomanta, tutti i pazzi per il Teramo, eh? Eh, l'app per seguire la diretta. L app. L app. L app. L app. No, perché l'uomo si è arrangiato, infatti la donna si scappa, che l'ha scale che fa? Beh, non è nessuno. Si accomaccia. Dando neanche l'uomo deve farlo lì. perché no, però, lo sto giustificando. Eh, eh, però, però non la fai. Oh, aspetta, allora. continuiamo con la Lucchese. Galderisi. Galderisi già promuove il terzo piano. Noi piano. siamo l'ultimo ostacolo, però, dice. Vedi? Ah, vabbè. Noi siamo l'ultimo ostacolo. A Sulla panchina del Giulianova nel 2002 perse il derby 4-1 contro la truppa Izecchia. Ah, il famoso 4-1 è questo. E questo, Beh. diciamo, è un precedente a favore del Teramo Perché mentre stava a San Nicolò. Però mi raccomando, par... no, perché uno dice, già... cioè, eh. uno dice. di me che fece la battuta, poi invece eh. entrambi in convidenza. Chi come me Alba Marcozzi fa la battuta? Poi invece quando mi conoscono entriamo in convivienza quando stavamo 4 a 1, disse questo 4 a 1 mi ricorda un altro risultato di un'altra partita, io capisci subito che era sì. questa qua. A poi alla fine Marco ti mani. Eh, Senti un po', no? ma mi è piaciuta la battuta, l'hai detta l'altra volta, o l'hai detta a me, non mi ricordo. Che a Giulianova è stato anche l'argomento dell'intervista al mitico Francesco Giorgini: no, cioè cosa si pensa a Giulianova del fatto che il Teramo eh. insomma, è vicino alla Serie B. Eh. Questo lo possiamo dire sicuramente: che è vicino alla Serie B. Beh. E tu mi dici, non, non sono Tor tanto preoccupato Tor per la Francesco Torbidore Bernardo D'Andonio, Frangio Rossi, va in B, eh, ma io da mo' che ho metabolizzato, quindi <ride> mi sono fatto una ragione. Il problema se vai in eh, serie A è il sermonello esagerare e Lucarpi, <ride> quindi, e capire qual è la risposta. <ride> non ero preoccupato per la B, la dava Tra per la al eh. allora rettificare, non Adolfo Romolo. Romolo, io penso di aver. Ma no, ah, Forse c'era scritto Rodolfo. Vado a vedere, mi grazie. Mi hai detto tu, Romolo? Grazie. qui c'è scritto Rodolfo e quindi ha ragione il telespettatore. Sì. Eh, abbia, ricordo, eh, a ricordo benissimo il signor Voconi all'Apollo. Il bar Apollo era gentilissimo. Romolo, no, ricordo, Romolo bravo. Romolo, per perfetto. perfetto, grazie. Mi correggi. Grazie, Romolo. Eh, Renzo. Poi Do, entra, entra nel in vivo, vivo la festa e lo sposto a Silvi. La manifestazione si è aperta ieri con il corteo degli studenti del Pascoli, poi spazio a gare ed esibizioni in strada e piazza Bene. Beh, Basket, la Globo Giulianova affila le armi contro, è capolista è Palestrina. l'ultima della regola season, come dite voi, che sapete. Palestrina, sai chi l'allena? Un no. ex bandiera capitano del Teramo per tanti anni. In Serie A, Gianluca Lulli. Ma che era l'ex bandito. No, 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 bandiera del Teramo, Terra. il capitano proprio Gianluca Lulli. Che salutiamo. Allora, ci siamo. <ride> Possiamo andare in pubblicità? Ma va? Ci fermiamo e poi gli altri giornali. Pubblicità. Forse Piero ce la fa con il messaggero, la seconda pagina. Quella di eh, regionale, punti in ascita La battaglia continua dopo il consiglio regionale che ha mandato sotto l'esecutivo il documento della maggioranza non ricuce lo strappo dei ribelli. Olivieri non si può tagliare. Basta la sanità. È enormi criticità. Gerosolimo eh. e Pietrucci insistono su Sulmona, Monticelli eh. su Atri. Beh, vedi, qua eh. già eh. Eh. rileggi. Fittorigo. Anche, 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 se tu anche se tu hai un cognome impossibile. Perché non sai mai dove mettere la cena. Esatto, ah, bravo, gli hanno detto di per radio Fermi Ge tutti, Gerosolimo, ma dico Gerosolimo. tutti Gerosolimo deve essere. Gerosolimo. Però, ma già Gerosolino. Eh. Però è più. Vabbè, Gerosolimo. 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 Gerosolimo e Pietrucci, insistono su Sulmona, ponticelli su Atri. Eh. L'hai detto commenti. prima 5 eh, Stelle all'attacco del governatore sconvolti per la mossa dittatoriale e poi l'incontro. Eh. Qual è? Uh, Paolucci e Cipollone, chiarimento a Lanciano, l'assessore aveva parlato, non è più la sanità di una volta, aveva detto ieri. Dopo perché... la dura lettera dell'Arcivescovo sì. Cipollone contro i tagli agli ospedali e eh, nascita il capo della diocesi di Anciano Arturo, l'assessore giovane della sanità Paolucci si sono incontrati più o meno casualmente, questo mm. lo testimonia la foto. Sì. Ieri mattina a Lanciano Paolucci ha spiegato i suoi programmi. Mm. Cipollone lo ha ascoltato. Mm. Si sono chiariti quanto lo dirà il futuro. L'avrà assolto? La Credo, ma. Centro-sinistra. Credo, è sì. E quindi? E quindi, eh. eh. Poi non, non parla andare a lettere. Eh. Centrosinistra. Scusai, aspettiamo. E, e dello scandalo della proposta di vendita della Julia da parte del sindaco illuminato Mastro Mauro, ne vogliamo parlare? Un vero scandalo, dice il telespettatore. Ne vogliamo parlare? Ne vogliamo parlare? È un po' fuori tema, ma comunque ripeto, fa tra la conferenza Stampa, io non venderei la Julia, mango per un miliardo. Lo dice la legge purtroppo, la Cottarelli. Che, che deve tenere. scegliere. Sì, non può essere una cosa che tenere una, una partecipata commerciale. E lo fai? Il parco dell'annunziata ha cambiato, cambiato non nome. È. nome. Adesso si chiama parco, vabbè ci sono, i... dell'annunziata per caso. Ah ok, per chi fa la, la pupù insomma dell'annunziata per cani nessuno raccoglie le cacche vabbè, lo possiamo dire. ma il sindaco eh, dovrebbe, stato... dovrebbe raccogliere il proprietario ah. dei cani che fanno la cacca secondo eh, certo. tradizione il sì. maestro Mare avrà due sì. di certo. no? chi non lo fa magari sì. ci vorrebbe sì. il vigile urbano che sanziona esatto. però... eh. eh, e eh, va bene però intanto c'è stato messaggi. questo bellissimo parco dell'annunziata fatto tra l'altro coppiata Giulia Comune ah. eh. e quindi è stato un risultato Perfino positivo positivo, sì allora, centro-sinistra, i quattro no, degli amici con gli assessori sfumati, capito? Ci sono delle dei, impasti? Eh, insomma, quei quattro no evidentemente incidono politicamente sulla coesione della maggioranza. Un comunque... ma ci sta sempre. Lui, eh, no, ci no, sta, ci, ci sta. sta, ci sta. Ci sta. L'Aquila. L'Aquila, ecco io. Vai. Pasti nelle scuole, la Corte dei Conti cita sindaco e vecchia giunta. Gepacea, pure i pasti nelle scuole si ipotizza, si, vai il danno erariale di circa 450.000 mila euro nel Merino gli assessori in carica nel 2010 hai capito? Capito, sì poi Cinema Massimo apre il cantiere recupero della biblioteca, gara d'appalto per la progettazione il Cinema Massimo all'Aquila poi, andiamo a Pescara Francesco, eccolo che prima Corfu e Mykonos Pescara vola in Grecia dal 6 luglio il via ai collegamenti, lunedì l'annuncio ufficiale. Sì, Bello, eh? Mm. Partiamo? Sì, sì. Ville Auto, il tesoro degli Spinelli era anche in prima pagina. Sì, perché c'era il filone tra Mano, c'era la sì. città. Chieti, Teate Servizi, il piano industriale è decollato, contratti a tempo indeterminato per 25 dipendenti. E poi andiamo a Teramo. Ed ecco l'apertura di Teramo. Addio Grandeur, pia però questo tu lo dovresti leggere perché è francese. Lo Hai meglio. letto bene: sì? Sì. Addio Grandeur. Il pia piano delle opere in austerity. L'annunciato recupero del castello della Monica svanisce. I fondi regionali invece salvano gli adeguamenti antisismici delle scuole. La discarica alla torre sarà chiusa definitivamente. Poi, l'altro sommario: in commissione il documento dove i soldi per decoro e manutenzioni si ritagliano tra baratti ed espedienti. E poi l'interrogazione, la Santone sulle mense si paga la differenza? La Santone è il consigliere comunale della lista eh, di centrosinistra, l'opposizione. Teramo cambia. Eh. Teramo cambia. No, no, eh, eh. non mi veniva il termine della lista civica. Il CERT, droga e minori, consumi raddoppiati. Il dottor Profeta dice adolescenti alle prese con dipendenze da oppiacei e cannabinoidi. Mette in rete le foto della sua ex e va a processo per stalking e poi il processo invece eh, per il crack Curti di Pietro, Tancredi, i giudici rigettano le richieste della difesa. Andiamo all'altra pagina. <coughs> L'apertura è questa, ex impiegata a giudizio intascava i soldi delle oculi cimiteriali. Accusata di peculato, truffa e falso, il comune chiede un risarcimento di 60.000 euro e danni morali a 55 cittadini che sarebbero stati ingannati. Tu prima hai detto come è stata scoperta in sostanza, giusto? Non me lo ricordo. Eh, il fatto dell'oculo? Non me lo ricordo. Perché non te lo ricordo? Già eh, pure tu delle amnesie, eh, no. <ride> eh, ma non me lo ricordo. <ride> Non me lo voglio ricordare. Volevo chiedere altro. No, voglio, per protesto, non voglio dire niente. Allora, Andiamo avanti. Ho capito. Cosa. Avanti. I fondi ce l'ho chiesto la regione. Lavori anti erosione a Silvi. Vediamo se azzecco il motivo. del Aspetta, no, no, Albadriati. Non devo azzeccare niente. Non devo azzeccare niente. E Littora... eh, so. Come fai Tra. con tutte le altre Litorale uno studio sull'erosione ad Albadriati <ride> e poi altri titoli. <ride> ma guarda dai Blitz con le pistole. Dov'è l'allenatrice? c'è stato un blitz con le pistole a Giulianova? così dicono due giovani rompono in casa della Piccioni dobbiamo, dobbiamo parlare, parlare di cose urgenti cose. no spiegacelo perché ieri forse ieri pomeriggio non c'era questo articolo Ha una una spazio Vabbè. non lo so questo Vabbè, è entrato, è entr sono entrati in due con la collagione Livastra, c'era la badante della mamma la povera Lavinia che salutiamo cioè sono, sono andati a allora, la Piccioni è un'allenatrice eh, eh, di pattinaggio sì, famosa Sì, con tutte le polemiche finite nella sua vecchia polemica con Aracus allora la mamma è purtroppo malata, la vigna è stata sulla sede rotella, stata in la... a rotelle. E se le prenderei, questi li cercavano. A un certo punto è comparsa una pistola: ce l'avete a di dire dov'è? Ah, sì, così dicono. C'è una denuncia presentata ai carabinieri da un avvocato di Pescara a cui lei si è rivolta. Ma c'è qualcosa che bolle in pentola: nel senso che ci potrebbe essere qualche sviluppo importante. Lei si è rivolta alla procura di Pescara per competenza territoriale, quindi qualcosa potrebbe venire fuori e allora gli spara. vabbè? Beh, brutta questa storia. Come dici tu? Bella non è bella perché non, non l'hai detto più? Bella non è, lo dobbiamo rispondere. Tu li la risponderai, eh, tu l'hai detto. Oh. Il comune contro gli eredi franchi, il contenzioso sul parco dopo il ricorso al TAR. Mastro Mauro ribatte. Perché sì. ricorre il comune? Il comune ricorre perché quelle vogliono tutte subito, vogliono i soldi subito, lo voglio, tutto. Eh, ma è pure dal 70 è? 78, vabbè, eh. ma eh, comunque se il comune paga subito, se, no, no, il soldi ci stanno, ma se il comune pagasse tutto adesso eh, sforerebbe il patto di stabilità. Vabbè, questo è un'altra allora, cosa, Non può mettere in giro. Allora gli vogliono dare, mi pare che è una, una poca cosa, 400 mila euro l'anno spalmando la somma, diciamo 800 sono? milioni. Ah, euro. quindi devi dare 4 milioni. 4 milioni di euro. Eh. I 4 dico, milioni beh, euro sono tanti. Eh, lo so, quindi 400 mila euro, sono 800 milioni delle, delle risorse. Di eh, eh, allora. Non lo vuole, dai. E quello non lo vuole. Non solo, ma se, non so se nella la parte finale dell'articolo è salvato. Agna, eh, eh, andiamo so. a vedere. Andiamo a vedere. Io come, a... come conclude? Vediamo. Non c'è. Non c'è. Mm. lo voglio dire tu, a beneficio sicuro che non c'è? Guarda un po', leggi eh, bene. Sì, non c'è. questa nuova notizia è che, insomma, anche su quella somma, ho, ho data subito a rate, i franchi sostengono di non doverci pagare le tasse. E questo è un altro motivo di... Dico, messo io? E bisognava dire che era stato una si chiama un documento pro veritate, mm. quindi proprio firmato, eh, secondo cui non devono pagare le tasse su quella somma. Ah. E eh beh, insomma... Perché dice che è una cosa vecchia? Se è vero, è datata, può darsi eh, che abbiano pure ragione. Mm. Allora io mi sto posto questo problema. Tu dici che è una cosa vecchia, datata, però tu ci prendi gli interessi perché è vecchia e datata, allora tu rinuncia agli interessi e ti faccio pagare le tasse. Uh. Cosa si fa l'amministratore? <ride> Ma lo voglio. Vabbè, lo no, voglio abbandonare. No, no. Non abbandonare, ho un altro messaggio. Francesco, mi, France, France, mi sa che sei tu. No, no non c'entra niente. Non parlate di pallò, però. Francesco, vi voglio ricordare a voi di Giglio quando ci prendevate in giro nel è 2008 vero. quando stavamo è fallendo. Bello. Dicevate Giornate che il pallò lo, lo avevate inventato voi. voi e voi che facevate il si dice di schirrne schir starrete alla porta. Si dice così? non lo sapete. E eh, lo so. Francesca, Samaglia non si può guardare. Ma, perché, Ma tu sei simpatico anche per questo. E sei sempre affascinante Wellà. allora si può guardare. Eh, allora. Eh. No, volevo dire. Perché, perché gli spinelli, spinelli popolare popolare e le hanno le vite. Pensa che sia una famiglia unica. Tutti no. gli Spinelli sono. Tutti Spinelli. No? Sì? No, dì? non lo so, penso. Fumato tu? No. E in... che è qua? Ah, il Blitz. Questo è il Blitz di Pescara. Allora, vabbè. Roseto. Si inaugurano le case dell'acqua. Sì. Ultimati lavori sulla scuola schiazza. Sgomberata la spiaggia dai detto. Ma di come eso. Il comune esca dalle partecipate. Siamo di nuovo a Giulianova. Chi lo dice? Bambole non c'è una lira. E io sono comunque. Sì. Eh beh, lo vedo. Nota battuta tratta da una rivista dell'Avanspettacolo. La si può modificare con cittadini non c'è un euro. È vero, oggi abbiamo aggiornato La famosa commedia da spettacolo, Babbo, non c'è una linea. Ma chi è che interviene a dire questo virgolettato? Eh? Chi è? Perché non vuoi parlare? ma però. Non mi abbandonate abbandonato. Ah, ho capito, viene, fa... riesci... <ride> pie, allora Quando dovevo uscire una... questo? No, devo ah, uscire. No. No, oggi. Ma no, mi... E eh, sì, insomma, praticamente il gruppo civicamente si chiama. Il gruppo civico dice che bisogna uscire dagli enti a cui si dà i noi contributi. Gruppo consigliare? Sì, però purtroppo non sono partecipate. Beh. Ah, non sono partecipate. In deporto. Partecipate nel senso che hanno i contributi dal comune, ma le partecipate sono Giulia Reti, Giulia Servizi e Giulia Nuova Patrimonio. Quindi c'è un piccolo errore Non lo filo. so, questo. No, Ente Porto invece qua si parla. Ente Porto, al quale il comune dà un contributo quando è il contributo di Teramo. Quindi Ragni e Mellozzi di dicono uscita, uscita dall'Ente Porto. Un il un è un giornalista. Il Massimo, il Museo Arte, Arte dello Splendore. Spendere. E poi ci un'altra cosa qui. Eh, il Braga. Il Braga, eh. Si <susurra> può fare che soldi manca al Braga. Eh, ma langue. Vi diamo la sede gratis e suonate. Quando vi pare... E, e quindi, <ride> pare che sia questa la linea, eh? Va bene. che è una proposta ma allineata che, che possa piacere a Massimo che che consiglieri maggiorati sì, 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 ah. no? volevo ricordare che nella famosa prosilone Culone nel finale sì. mi mettono un bip perché dicono che io bestemmi no, e invece non, non bestemmio perché, perché andrebbe detto porca Madosca <ride> va bene no. detto. anche adesso non ha bestemmiato non eh. è no, no, no. ma andrebbe detto non lo dire l'ho no. detto eh, ma non si dice però vi capite sca come scappa sca abbiamo finito che abbiamo finito? A leggere? Ah no, ancora no, aspetta. Ah ecco, scusa. Il lo sport. Eh, per no lo sport. No, qua, oh, oh. <ride> gli spettacoli. Eh, attenzione, il tavolo. Come mai? Eh no, sei partito il tavolo. Ma è successo? Eh, bella non è. Allora, se, se nummari, num se, se nummari, nu, num 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 giusto? <ride> L'accendo sta sulla U. Se numeri, numeri. Eh, numeri. perché l'ha tolto? Eh, i numeri che sono? Se numeri. Chiusura in siciliano, sì, al Marrucino. Che vuol dire? Che di me, tradotto, eh, so, il capolavoro di Vincenzo Pirrotta per l'ultimo spettacolo stagione teatrale a Chieti. In esatto. scena Filippo Luno e Valeria Contadino, un intenso dramma familiare a Chieti, al Marrucino. Se, eh. numeri. Se numeri. Il concerto Isa Orchestra Marche insieme all'Aquila. Dove? L'Aquila. All Poi la serata, Miglianico. L'assassino arriva a cena. Poi il disagio in scena al No per la, per la pace. La arriva a cena. Le Leggi un sapere una cosa. Vediamo se c'è il sommario, Dai, un solo obbligo per tutti, vestire di bianco o di nero. È così che, è così che chi parteciperà alla cena noir organizzata dall'attore Paul Randall diventerà parte integrante del cast del cortometraggio girato per l'occasione. È Perché decisamente questo? un evento unico, quello che questa sera andrà in scena presso l'agriturismo Montupol di Migliani. Eh. e ad organizzare un nome decisamente eccellente il po caso Orlando. di Dorian Gray al Florian attore fra... Florian, ti chiamiamo l'attrice quella là del film di Totò, lo sai? Florian Gray, si è suicidata, no, si è suicidata. Dorian Gray si è suicidata e lei? No, è Dorian Gray proprio credo, allora no, il caso di Dorian Gray è un'altra cosa aspetta, no, quella Qua... quale dici tu? quella che fa la... quella bionda bella ragazza non si che... pure Gray lei? Florian, un, sicuro. Ma stasera Florian spy, si spy, si è spazio. E te direno quando lo intervistai, sei rimasto, è il rimasto, caso rimasto, di Gray, vabbè, il molto addolorato. Sì. molto del fatto di che si era suicidata. Bella, donna si, Bella si, donna. si suicidò. Quindi, vabbè, questo pescara... è il capolavoro di, di, di Oscar Wilde. Si, sì, il quadro. Qual no, è il quadro? C'è un quadro. Ci, stiamo, ci un sì. quadro. Allora, questo, che c'è, un altro messaggio. Scusate, ma noi eravamo in tempo. Per due anni che sabato in mezzo a leggere tre quotidiani. Lo vedi? Lo vedi?

No, tu sei no, no, sempre rispetto per no, qualunque messaggio. Dacci un'alternativa, intendo a dire che ah, dovevo andare però eh, dici che, cosa che vorresti fare un altro messaggio, dimmi dici che dobbia, che no, in, più, fare. In, in tempo più breve. No, anche perché se lui poi 8 lo, 8 ve, 8. lo dice, che lui lo vede, che vuole, non, fare, vuole leggere mai. tutti i giornali. No, vuole, tu dici che quello è il ah, contrario, quello che fate voi gli altri giorni è un'altra. telefoni e un'altra. di tutto dura mezz'ora. Anche perché poi io vi dico. Eh, beh, ogni tanto comprendo il giornale <ride> perché questo è un gioco perché <ride> si vende. So. Allora lo sport del Messaggero, e poi Pes andremo a leggere il centro. Sì, poi chiudiamo: Pescara non sbagliare a Frosinone. Fulone. Gara decisiva per agganciare gli spareggi. Promozione Baroni dice: Gioca chi ha più qualità. Non è tempo di esperimenti. Ormai, vabbè, vabbè. Teramo beh, quindi, è sotto. Qui. Battere l'Olcchese per avvicinare il sogno. Albonoli sale alle 15 oggi arriva una squadra già salva mentre l'Ascoli va a Grosseto. Vivarini dice i tifosi ci stanno aiutando. Mi in pare che vera. non giochino tra l'altro in contemporanea, eh? può essere? Giocano in contemporanea? No, no, voleva dire che non giocano in contemporanea o no, no, smentendo quello che ho detto io? Eh, allora, vediamo, ancora vediamo, vediamo. giocano allora, vi... in contemporanea. In contemporanea. Alle 15, domenica prossima invece no, vedi? Fanno un po' Gioca... come mi pare. 203. Come la, lo spezzatino. E lo spezzatino 14. pure alla fine, va bene. Invece rischiamo. Lanciano, punti pesanti, battere oggi in Latina per sigillare la salvezza e rivolgere lo sguardo su scenari più ambiziosi. Va bene, glielo auguriamo. Va bene. Poi l'Aquila, Lega Pro. Zal... ci scioglie gli ultimi dubbi. Carcalis in difesa, Pozzaboni in attacco. Io avrei fatto il contrario, avrei messo... Pozzzebonni in difesa no, <ride> oh, <ride> avrei messo il lanciano di là e il tiro mantè, il titolo. Ceno tutta di qua, pagina anche oh, per... bravo, maestro? Va bene, ma è così. Saluto Trasartiche Che Mi ha promesso andando, che verrà, ma anche di... perché poi vedi che sono divise le due strade. Eh, sono divise le Lega Pro Pescara e Teramo, Lanciano ah. e L'Aquila. Sono d'accordo con te, regmi eh, maglia so e Vento tu soffri, <ride> lo so. e permanenza in eccellenza si gioca al fattori. Poi gli annoni in Texas per bissare il podio di L'Osel. Non lo so, dipende Loselle. da che, di che, so, di che nazionalità so. è. Bo. Poi basket Serie B amatori verso i quartieri alti: Globo, Globo. ultimo scatto playoff. Play Finito? Finito. Trito, allora, ci scatto. fermiamo. Un attimo, un attimo. poi l'ultimo giornale e poi parleremo di uccelli. Quindi tu sei interessato, vivi in <ride> breve e tutto quello che abbiamo detto. Andiamo qui. in pubblicità. Lì, pu. Vai. Pubblicità qua il centro, l'ultimo no, vorremmo ricominciare mi con i punti eh, di nascita. Eh ma c'è, che fa? Allora, la prima d'Abruzzo sul centro all'interno, ovviamente, il fuoco amico su Dalfonso in consiglio. Punti nascita, i disubbidienti resistono. Prima votano col Movimento 5 Stelle e Forza Italia, poi firmano il documento unitario del centro-sinistra. Infine ribadiscono siamo contro i tagli, I tagli. Poi Borrelli di Abruzzo 5, Eh, Borrelli, è il suo collega, ex, è direttore del TG1. Se mi chiede, se dai. Eh, al governatore dice... corrispondente pure da New York sta, sì, sì. ricordi? Come no? Tagli le cliniche universitarie e lasci la stare i piccoli ospedale. ospedali. Vabbè, un'idea. un'idea. Eh. O oh no? Sì. Ti piace? Non ti pronunci tu. Basta, che parliamo sempre Campioni di... Campioni di generosità, la nuova sfida di Trulli è il testamento solidale. Il ah, pilota manager... ...sposa la campagna dell'AIRC per i lasciti alla ricerca sul cancro... Sono vicino ai ricercatori che combattono ogni giorno una battaglia durissima e bravo Iarno. Poi la prima di Teramo. Gli artisti si mobilitano per salvare la di Giulianova. Sono più di 50 le opere originali donate anche da gallerie e da collezionisti che saranno vendute all'asta per aiutare la polisportiva di basket in carrozzina da tutto l'Abruzzo a Giulianova. Chi partecipa eh, da Murer a Cascella, ai Teramani Montauti e Falconi. E poi porta melatina in due trovano 3.000 euro per strada e li restituiscono. Dalfonso promette una soluzione al rebus biblioteche. I direttori provinciali pungolano la regione perché crei una struttura unica. Il governatore dice troveremo i soldi, poi quello che vi dicevo io, che mi hanno raccontato ieri gli ospiti nella trasmissione in cui ci siamo occupati di cultura. Eccolo qui. Il governatore ha annunciato che entro tre settimane terremo una riunione di giunta a Teramo, eh, sto leggendo l'articolo di Gennaro della Monica, nella quale stanzieremo la somma. D'Alfonso però evidenzia che questo impegno di 450 mila euro mh, impegno so. dovrà essere bilanciato da qualche no su altri fronti, visto il disavanzo di 450 milioni di euro della regione e le tante emergenze in corso. Eh, vabbè. Poi a Castelnuovo, Francesco, guarda che fanno, oggi si inaugura il busto di, di Gianmarino, ex sindaco. Tancredi resta nel processo per il crack curti di Pietro. È eh, un messaggio. Bravi, continuate così, siete i migliori. L Hai scritto tu? Non mi sono mosso. no. Ah, beh, grazie comunque. Premesso che vi guardo sempre. Dovete essere contenti del messaggio del Signore che criticava un'ora e mezza per tre giornate, perché sono due anni che vi guardo ugualmente. Perché ti te avevo detto io, che è era vero. questo. Bravo. Grazie. Ma anche il Signore è bravo, perché io ho detto. Ma è giusto. No. No, è giusto ah, sì, che... Potete fare in modo di darci un'idea un sì. di come sarebbe bisogno che volevo fare la trasmissione degli è auguri, per esempio, ti ricordi? Sì. Eh. Mi è arrivato il file eh, beh, perché Poi non che... cominciamo? Dobbiamo eh. vedere, eh. sì. Forse i giuliesi abitano in un altro mondo, si lamentano sempre e di tutto. Ma viaggiano? Se lo facessero, si renderebbero conto che la loro città sta meglio di tante altre, tipo Roseto, Teramo, altri Io mi ci trasferirei subito. Ah, se... quindi è uno che non è a Giulianova Pegli un po'. Tu ce l'abbiamo il telefono di questo lo vuoi, signore, vuoi così voi lo funiamo. appena è. Appena, appena esco, eh, conserva. Caro Francesco, leggete i quotidiani in mezz'ora e poi date voce ai cittadini che hanno tante cose da dire. e Non invitare sempre i soliti noti. Vabbè, questa sarebbe un'altra trasmissione, è un'idea. Però la nostra, il prima di tutto, mio e di Francesco, è un'ora e mezza con i giornali che li commentiamo. Però è un, è un consiglio. Ma no, ma perché ci prendiamo le notizie, È un consiglio. Ogni anno Mastro Mauro ha mandato gli operai del Comune a pulire l'arenile dell'Europa di Micaiò. Come mai quest'anno l'arenile Micaiò se l'è pulita da solo? Io non rispondo a queste cose perché sono soltanto delle semplici provocazioni che ci potrei mettere anche il nome. Ah, ecco. Arrivano bene, questi messaggi so. che prima non arrivavano ma cominciano ad arrivare. Che ah. eh poi non è vero che è così. Poi l'italiano, vi prego, l'italiano. Va bene. Vabbè, questa è una querella che io non. Non è vero che se le pulite da solo. Non, 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 no. non se le pulite da sola, manco quest'anno. Si pulisce da sola le, le spiagge in concessione. È obbligatorio per ogni concessionario pulirsi le la spiagge. Propria... Se le... Sì. E poi passa la ditta che se le raccoglie, quindi mo Vabbè. Erano... Vabbè. no. Non è vero che, mai, che gli altri anni ci andava. Cosa il perché comune. il Mastro Mauro mandava che Carte, era un reato, era un reato, per cui si va in galera si chiama peculato. quant'altro va bene, eccoci qua. Tancredi resta nel processo per il crack Curti di Pietro, respinta l'eccezione della difesa che chiedeva per il commercialista il ritorno all'udienza preliminare dopo la modifica del capo di imputazione. Poi c'è un'interrogazione dei 5 Stelle sul prosciuttificio di Colledara. E poi invece qui dopo la strage di Milano gli avvocati penalisti chiedono una sospensione delle udienze. Con le l'atterrato il quartiere chiede due rotonde mobili. Mobili però. E non vedi? ne voglio sospendere. Tu non vuoi sospendere. No. Bene. Ecco. ecco qua quello che ti interessava. In L'università che cambia, in due facoltà esami soltanto in inglese. Ah, tutti. Come? D'Amico, si parte con scienze della comunicazione e biotecnologie. Lezioni anche di professori in arrivo dall'estero, hai capito? L'Ateneo che guarda al mondo. L'Università di Teramo punta tutto sull'internazionalizzazione. L'obiettivo principale è inserire l'università in un contesto internazionale di ricerca e di formazione, vabbè, questo è il leitmotiv. Quindi la mobilità di studenti e di docenti l'utilizzo di una lingua condivisa, cioè l'inglese, vabbè, sono le novità introdotte. Poi. La scheda dell'Ateneo, quindi una pagina dedicata all'Università di Teramo. Io sì. sono d'accordo però sul fatto che prima fanno l'esame di italiano, se lo superano si fanno l'esame <ride> di inglese. 7.000 eh mila eh? iscritti, 1673 Un sono matrimoniali. Un tre esami di italiano per tutte queste, anche soltanto su queste due facoltà. Va Come bene. ci sta? Più di tre errori per ogni cosa e non per l'inglese. In italiano Va bene, questa è l'idea di Francesco. E pure tua. Bene. Grazie. Docenti se promossi, mi permesso. Docenti promossi, ma servono più laboratori. Le interviste agli studenti, eh, buoni i contatti con le imprese, ancora proteste per gli orari dei bus. E poi ricerca dalle staminali all'olio. La Barboni dice: con gli altri due atenei abruzzesi studiamo come riparare i tendini. Eh, importante. È mm, sì. Eh, sì. Mette su Facebook Video Secolo, su ex, giurista per Stalking, un tunisino di 34 anni a processo con l'accusa di atti persecutori nei confronti della terra male 47 anni. Aveva creato dei falsi profili della donna su cui avrebbe pubblicato le immagini compromettenti. E ne hanno creati dei falsi profili. È vero? Sì, sì, ma ne creano in continuazione. Mieri a Teramo il 19 maggio per spiegare dove va Anonimi. Questo eh, non, ah, no. non va bene, non, non no. si dovrebbe fare. Non va bene, beh, sono dei reati. Beh, ma quello lo fa, Facebook lo permette? Eh, ma non, 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 eh, non, non, non riesce a controllarli evidentemente. Eh no, no, no se non metti chi sei, non, 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 ah, non, sì. non ci compari, non ti diamo la possibilità. Potrebbe essere una eh, evoluzione. così dovrebbe. Sì. Un gas che le pubblicità le cose ti è piaciuto <ride> sì, questo? l'8-0 nuove tensioni nel cantiere ripartono mm. i lavori per lo svincolo della gammarana uno dei proprietari tende a bloccare le ruspe chi è che bloccò le ruspe si, si legò famosissimo pannella poi adesso che ci serviva, poi no, successivamente ha detto che un'opera che ci voleva sì. per terra. Eh, adesso siamo arriva raccolti. a Teramo anche da, eh, da sì. tranquilla. arriva fu cambiato il il, come dire. il, tra, il percorso sì, perché poi i fiumi sotto sì. fiume. Sì, sì, il fiume il fiume c'è sempre però prima c'erano tanti attraversamenti cent'anni di zia Maria che canta e brinda Montorio il personaggio Maria di Valentino auguri auguri alla signora Ma ma un cosa, un cd una cosa no? eh la possiamo far vedere sì, eh. no? bravo bravo eh Rischia il posto di lavoro per assistere alla nipotina disabile. Donna di controguerra, dipendente di una banca pugliese, rifiuta il trasferimento a San Severo. E il giudice le dà ragione. Ma l'azienda non molla e ricorre in appello. Il yes. caso finisce alle eh, Iene. L'Italia dei Valori, Frecce e Tricolori, evento inutile. albadriatica, Badriatica la polemica. Il eh, DV è eh, contro. È, è contro. Eh, L'Italia dei Valori? Eh. Il DV non è l'Italia dei Valori. No, ma... Santomero, Campitelli lascia la giunta, al suo posto Alessandra di Pierdomenico. E poi Frana, E' partita, ha detto. <ride> no. Non già <c> tempo. <ride> non è lo stesso. Non è parente, non, so, non, no, non è lo stesso Campitelli. Poi Frana, Frane Arripe, lo Arripe lo di Civitello, lo, lo stesso, stesso robot usato per la Concordia. Ah, la Costa Concordia? Mm. Bella, eh, sì, è? Eccola qua. Mm. Ex Cinema, premiate le proposte migliori. Martin Sicuro, il prossimo passo è un bando per arrivare al progetto definitivo e oh, farlo finanziare. Gaeta! Ci stiamo avvicinando a lo sbadigliamo. Eh. Lo Oh, ecco oh, Nova. Che il 2009. I soldi è il loro processo. L Impiegata comunale avrebbe sottratto 60.000 euro falsificando le firme del sindaco e di un dirigente. Mm. Poi Cora festa ne... dello splendore con Amedeo Minghi. Beh, l'annuario. Bene, amore. Du, du, du. <ride> Però senza lei. Sogesa, il curatore chiede 9 milioni al Cirso. Io mi sono così buttate. Il Cirso Sogese, che proprio li ho completamente allora, rimosse. Cioè, oddio un altro. vai allora. Si parla tanto di stabilizzare gli esuberi nei vari enti. Voglio ricordare che questa situazione poteva essere evitata se la politica fosse stata davvero attenta agli interessi pubblici e non agli interessi clientelari. Ci sta. Allora, tu ci li vuoi sta. stabilizzare? No, no, è che magari in passato, adesso senza fare casi specifici, si è largheggiato, no? Magari. Lo vedi? Francesco, come mai guarda caso difendi sempre il eh, del... meccanismo? Senti, tu La... mi devi dare, per qua, qua, favore, tu, io, no, io faccio una proposta, se no non li, non, li, non li leggo più, mi Va ci bene. devi mettere sotto a questo qua, il, il nome e no, il, il cognome e il numero di telefono. Perché non la dovete smettere di fare queste cose anonime, ragazzi, su, bene, bene. Vi, vi, ho scovato, vi ho scovato, Piero. vi ho scovato. Piero devi fare, Beh, perché ci, non ci invitato. potete rovinare questa bellissima trasmissione di successo, questo non ve lo permettiamo, non vi abbiamo permesso anche altro, Però, Ieri Renzi ha invitato le regioni a ridurre le ASL, solo due per regione, qui da noi a Teramo come faremo con altre regioni? Con oltre 300 isuberi all'ASL sì. di Teramo, eh, eh non so, è un problema. Grosso. Non so. Però uh, all'ASL non si tratta i suberi, sono persone che servono. Cioè, beh, Propriamente chiamate i precari. Il problema è che sono precari, però eh, esatto, per loro legge, questo. non si possono. Bene, servono quelle persone. Mettili in numero che ci pensiamo. Allora, Sogese, il curatore, chiede 9 milioni al Cirso. Atto detto, di citazione beh. contro il consorzio, non poteva acquisire la società senza pagare i crediti. E oggi, oggi eh, ripartono i dal macchinari nostro... a Grasciano, ma sull'affidamento la Deco ricorre al TAR. Se a usare il servizio. Dal mostro inviato. mostro. In tanti al corso sulla sicurezza, al quartiere annunziato. Sì, Capitano Calori, i cittadini richiedono più controlli. Va bene. Andiamo avanti? Sì. Andiamo ecco a Roseno. Dove? Ecco Settimana qua, corta a scuola, niente lezioni il sabato. Ecco, le a settembre con le elementari dalla 2016, 2016 tocca alle medie, nel 2017 io avrei cominciato dalle superiori. Mm. Ma neanche me, non è più co Beh, come esperimento. O quando... già ce l'hanno, magari. No, no ma non lo so, giuriamo ce l'ha, ce l'ha? Beh, qualcuno. Vedi, vannucci però Beh. dice che? Vannucci è appena arrivato, è ah, tornato da Teramo, vannucci, ha, fatto, dall... ha fatto un gruppo autonomo. Il vannucci. comune non fa nulla per recuperare oltre 5 milioni. Roseto sono i soldi dovuti dagli artigiani. Eh, capito? Sì, ho capito. <ride> Poi via libera alle opere anti-erosione. Barriere e pennelli a Silvi Sud. Va bene. Andiamo? Roseto Pavone, Iannetti vola la vola. vola, vola, vola. Non è vola. vero che la Riviera Sud è degradata. Dice: parliamo di Pavone, che poi parliamo invece di Piccioni. Guarda qua: Uè, la, la, i il due tenore, il due tenore, Donnarumma e La Padula. Chi l'ha inventato tutto ciò? Lo è sai. Che so, qualcuno del centro, eh beh, appunto, beh, bravi. È una bella foto, tra l'altro, sì. eh. Che non sono manco gelosi, eh? No. No, no, che segne, che no, non dialogano vengono. molto eh, bene, allora, veramente posso... hanno un'intesa splendida. Perfetto, la loro Solo l'altra volta ho visto che eh, Donnarumma no, no, davanti alla no, porta, eh, però, eh, sì, ha, però eh. la padula ci è rimasto leggermente so si male, parlato alla ma non, non gli ha detto niente. Però io se stavo lì come Donnarumma avrei tirato, Liberato, stava beh. davanti al portiere. Esatto, eh. Certo, la padula stava, stava in, mezzo in posizione migliore, più, più ancora entrata, più agevole, però tu c'hai la palla, sei una punta, davanti alla porta. Sì, sì, io preferisco... Tu Tiri. Io tiro, se no, gioca a pallone lecchi. tiro. <ride> Pescara, autista del 118 muore dopo il servizio e eh, questo non va bene. Mauro Renzetti stroncato da un malore mentre rincasava. La richiesta di soccorso presa dalla moglie che lavora in centrale. Oftean. Poi l'Aquila picchia moglie, figlia e due agenti eh, arrestato. arrestato. Eh. Volante in mare prima, almeno gli agenti. Beh, in cella un 58enne che, portato in questura, ha minacciato di buttarsi alla finestra. Resterà in carcere fino al 28 aprile, data nella quale ci sarà il rito direttissimo. E eh, vabbè. Sul Mona il vescovo spina ai politici: la maternità va salvata. Chieti? I vigili bloccano gli abusivi del mercato. Extra comunitari in fuga con false griffe tra decine di persone: uno sputa sugli agenti. Travolte un'anziana e le bancarelle. la corsa? Eh, certo. A piedi? Tutto, tutto, a piedi? Tutto, 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 tutto tragedia. Poi gli spettacoli okay. di tutta la regione yes. e poi lo sport l'occhio di Falco, è vero, si in Coppa Italia. Quello che è vedere gol o non gol. Finalmente lo, ah. sper lo sperimenteranno? Ma quello sulla la... linea di porta, so quello che vedere se è entrato il pallone. Sì. Lo sperimenteranno nella finale di, di Coppa Italia tra la Juventus e la Lazio all'Olimpico, la Era ore, era ora, pescara in allarme, Francesco Dubio Bjarnason. Intanto, ma lo toglieranno sono la prima della Beh, partita. Credo di sì. Ma sì. penso di sì, Lanciano, Lanciano obiettivo tre punti per inseguire i playoff. Bene. Ed ecco la un'altra parte. Sogna. Diceva cioè, il titolo, mancano due punti, facciamo questi punti per la salvezza. Sì, so. è vero. Perché veri sono per dei c'è un certo equilibrio. E gli risale sono in anticipo. Vicenza Vellino ha vinto la Vicenza che Bravo. ha raggiunto il Bologna, cari Giuliesi, reclamate il vostro comune, non a teleponte. Grazie. Allora, Teramo Sogna, c'è una pagina dedicata al Teramo, giustamente. Lega Pro la 34esima giornata si del può. Girone B, assalto alla B con un pubblico record. Perché l'altra volta se ne parlato già di pubblico record, poi si. si, si, si tentati. Teramo Ascoli che sarà. Eh beh, Sa che, se, se sarà, sarà addirittura no, decisiva, perché, no, eh. ma anche se non è decisiva, sarà è per la feristopia, no? Certo. Allora, la 34 esima giornata del Girone B, assalto alla B con un pubblico record oggi contro la Lucchese attesi oltre 4.000 spettatori al Bonolis per spingere il diavolo verso la promozione diretta. Oh, allora tu sai che lo stadio sta vicino alla ferrovia e siccome poi le partite le fate il sabato o la domenica giustamente. Sì. invece Giulia Nova San Nicolò si giocò il <ride> <di> venerdì <ride> sì. e che cose si notò che passavano un sacco di treni sì. E tu hai detto che i jets andavano eh, e venivano a tutta le Non me l'hai detto, mi sa l'altra volta. Eh, beh, l'hai detto a jets, me. Jets, jets, w jets, guarda il carro tanta brucchi che ci sta veramente un bel movimento, Quindi funziona, Funzio, la funziona. funziona, la tratta funziona, la tratta funziona quindi Con, per la gioia di Paolo Vincenzi. E Ania Cantagalli, ma quando i treni passano? Ania, ah, tu io che sabato e domenica, sabato già ridotti, domenica due 3, due corse. Mm. Due di andata e due di ritorno, invece là scorre la frecciano però. sfrecciano, però. Allora, i toscani sono imbattuti da un mese eh, la lucchese. Vivarini non cambia, Di Matteo è favorito su Ma Masuoro. Bravo, ah, è una bella squadra, ma è bravo Ivarini. Poi. Dove ci sta qua? Allora, poi i bianconeri invece, Lascoli, Lascoli a, Grosseto a Grosseto con diverse assenze. I bianconeri a meno 5 dalla vetta. Ah, questo, vabbè. Gioca anche Lascoli alle 15 oggi. Poi, eh, cos'altro propone il Centro per lo Sport? Vediamo, Lega Pro, l'Aquila tra dubbi e certezze, la rincorsa playoff domani mattina ore 11, a Pistoia sarà confermato il 4-4-2, ma la formazione è un rebus. Gli arbitri? Mm. Franci, andiamo di no, arbitra Giuliano. No, la serie di Digio, poi ci torniamo indietro. Però. Ah, gli arbitri non abbiamo visto l'arbitro eh, del eh, Terra. Eh, perché poi fa questa di lastro? Vabbè, poi ci riandiamo. Serie eh. di Girone F, Celano ehm, San Nicolò daquino di Roma 1, Giulia Nuova Politi di Lecce, non ho notizie, eh? No? no, Politi, non Politi. Poi che ci abbiamo Albonne. ancora? Eh, <ride> eh, le nostre regalatesi a Miternina, Turquet di Pordenone, Celano, dove è. Olimpia Gnonese vi spesero, di Gioia di Nola. Sa San... ben Chieti, eh? Quattro ah, Chieti, qua. Ecco. Cattucci. 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 Cattucci è Chieti, eh? Catucci. Catucci. Cucci, là di Pesaro, eh? Se <ride> hai capito qualcosa. Andiamo Io al Teramo. Capisco. Allora, il Teramo, di là, e okay, torniamo indietro. Là. Sì, sì, invece c'era la pagina proprio dedicata. Eccola qua. qua. Allora, eh, ingrandisci. L'arbitro è Davide Andreini di Forlì. Forlì. Non conosco. Non quello. conosci? Speriamo bene. Que invece, conosco questo quello qua. Quello dell'Aquila? Sì, sì, quello di Martinelli, lo conosco. Un no, Grosseto Ascoli. Grosseto Ascoli Martinelli, Martinelli di esperto. Roma 2. E invece, l'Aquila, Pistoiese L'Aquila, Piscopo di Imperia. Domani alle 11 gioca l'Aquila. Perché praticamente cosa a vedere i ragazzi. I ragazzi sì. giocavano di partita, non gli amatoriali. È vero, è vero. E vero, è vero ma le partite normali. Cala stozza le sì. 11. L'Aquila rugby a caccia del successo per chiudere il discorso salvezza. Fermati. Pallanuoto nuota l'origine a Marinzi in vasca alle 17 contro il Bari. L'Aquila pronta per la festa, calcio A5, serie C2, penne all'assalto. Pallamano. Penne all'assalto o all'arrabbiata. No, all Pallamano le donne del Teramo alla battaglia alla battaglia di Cassano Magnago. Gli impegni della Corsese. Sì. E ecco poi quella è la pagina di Pum <ride> La pagina di Pumadori la, a la due. Domani in campo, lanci e la Sieco. Comunque, Vada sarà un'impresa. Ortona eh? a Roseto i ragazzi sognano al basket camp di Michael Jordan, il consuntivo di Coach Fonseca. Coach. Pallacanestro, Cosina 2, B e C. Il Giuliano a sfida il, il palestrina, palestrina di Lulli tuo, Oggi giocano le tre cugine della Serie C: Uero, Ortona, Campli e Pescara. Ben, bene, abbiamo fatto bene. proprio tutto. Saluto a pomodoro. Grazie. E eh, altri messaggi. France, Questa mattina ti vedo nero e turbato. Come mai un caloroso saluto Carlo? Sto benissimo, va bene. Ma vedo col nubolato qualche pullover, Per il pullover, no, per il pullover. Dopo il servizio delle iene al prosciutto si ecco. è dimostrato che si fanno ore di lavoro in nero. Possibile che dopo tante denunce effettuate, da più di un anno l'ispettorato del lavoro di Terra non fa finta di nulla? Ecco, ma rispondi? <ride> Prova tu a rispondere, ma altro voi. È possibile? Diciamogli. È possibile, lo dobbiamo dire, intanto l'abbiamo detto qui: Avara, ah, va Arvato Miano? Bene. Grande Giancarlo, Già c'è più la frana, Miano? <ride> ci sta, ci sta. Ah, lei fa ancora un giro? Ci sta, Miano. No, non fai il giro, spero. Allora grazie, grazie, grazie. Ci vediamo, ci vediamo sabato prossimo. Sì, ciao a La stessa eh? formula della trasmissione. Sì, mi mi taglierò un floretto che me l'avevo detto. Grazie. Ah, c'è Roberta, ah, Roberta. Roberta, per la signora Roberta. Roberta, stavo a dimenticare. beh, sì, sì. lo dimenticassi io sarebbe grato. Oh, lo sai, non è vero che non ti voglio più, lo so. Non mi credi Non hai fiducia in me Roberta Ascoltami ritorna ancora Ti prego con te Ogni istante era felicita, Ma io non capivo Non so saputo amare Roberto, Roberto. Roberta, Roberta auguri, resista Arrivederci, sì, vi chiamo Sabato prossimo, adesso andate via No, ci pagherebbe, poco il bello Arrivederci Non so, non Não não. Torna ancora, ti prego, con te. Ogni istante era felicita, ma io non capivo, non t'ho saputo amare. Rito